Ciao a tutti, noi siamo Ilaria e Cecilia e adesso vi parleremo un pochettino della questione di come fotografare la musica. Volevamo ringraziare i ragazzi che ci hanno portato qui perché normalmente non si dà tanto spazio alla musica in ambienti alla fotografia musicale in ambienti di festival, di mostre in Italia ed è secondo me una cosa dove un genere per cui c'è molto interesse, c'è tanta gente che vuole scattare, che scatta, che vuole capire come muoversi all'interno di un certo tipo di mondo, ma c'è poca cultura al riguardo, c'è poca informazione e poca formazione. Quindi quello che succede è che c'è una sovrapproduzione, tantissimo materiale che gira, soprattutto adesso con la rete, con l'accessibilità di certi gruppi, con i concerti, però appunto c'è. Se ne parla poco in linea di massima, no? Per cui il fatto che ci abbiano un po' visto lungo, no? Sul fatto che in questo momento è uno dei generi a cui i giovani magari si affacciano di più con grandi speranze, magari senza sapere bene come funziona, avere questo spazio secondo me è importante ed è interessante anche per chi può pensare di avvicinarsi a questo mondo qui. Quindi direi che noi facciamo un po' una presentazione per raccontarvi i nostri percorsi, come siamo arrivati a delle cose, cosa abbiamo fatto. E poi abbiamo pensato un po' a una struttura di farvi vedere diversi ambiti di azione con nostre foto e con foto di altri, anche per farvi capire quali possono essere le cose più interessanti da andare a guardare, come, perché. Però in qualsiasi momento, se voi volete fermarci, chiederci delle cose, penso che sia interessante se volete interagire, perché è un momento per voi, vorrei che se avete dei dubbi, delle curiosità, qualsiasi cosa, usciate con un po' di sapere in più su un mondo magari diverso, no? Io quando ho iniziato non scrivevo a tutti i fotografi che vedevo che facevano qualcosa di simile a quello che mi interessava per capire, perché cose che magari per noi sembrano scontate, non ci viene spontaneo da dire, per voi magari sono dei dubbi più interessanti, no? Io ho iniziato. Vado. Ho iniziato a fotografare musica nel 2006 come processo naturale, cioè mi interessava quel mondo lì e quindi credo che le foto migliori vengano quando uno ha un po' una specie di ossessione per qualcosa, no? Ci si concentra come se fosse un po' un progetto quasi, un reportage, no? Ci si concentra su un mondo e si cerca di analizzarlo, conoscerlo. Quindi in realtà il live è stato semplicemente il primo, io non mi considero e non voglio essere una fotografa di live, era il primo passo per avvicinarsi ai gruppi, una specie di mezzo, dici come arrivo a fotografare una band, cioè scrivo, mi presento, non ho materiale, niente. Inizio ad andare ai concerti, mi faccio le file, sto in transenna 1 anno, 2 anni, poi inizio ad avere gli accrediti, inizio a mettere su un portfolio live che abbia un pochettino uno spessore e lo inizio a mandare ai gruppi. Faccio le foto a un gruppo la sera, funzionano, gliele mando, ci entro in contatto sperando che poi ne nascano. Insomma, era il mezzo per arrivare a qualcos'altro, cioè entrare in un mondo diverso, quindi ritratti, backstage, eccetera, eccetera. Secondo me è importante in questa cosa qui capire che il live è un mondo molto a parte, molto specifico e che non basta fare le foto a 3 concerti, metterci sopra il nome barra fotografo o fotografer perché è più fashion, mandarle e sperare che ti rispondano, perché adesso un pochettino la grande accessibilità. Cioè prima quando ho iniziato io a fare le foto ai concerti era un po' più complicato essere davanti, no? Perché c'erano ancora molto cartaceo e per avere un pass era difficile. Adesso con le webzine, con i siti è molto facile, cioè sotto palco veramente c'è dal fotografo che scatta per l'agenzia al ragazzino fan, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi capire che anche lì bisogna fare un discorso di formazione, cioè scattare tanto, arrivare ad avere un materiale buono che inizia ad essere valido prima di proporsi e di bruciarsi anche secondo me un pochettino, arrogandosi un po' il diritto di dire sono fotografo perché l'ho fatto, quindi chiamami, no?
Quindi questo secondo me è importante. Io poi ho iniziato a lavorare con le band italiane, soprattutto più indipendenti dell'ambito rock, se vogliamo chiamarlo così, e mi è servito per cercare di crearmi un mio immaginario, un mio stile, una mia estetica, che poi è andata a creare, diciamo, un portfolio di ritratti che adesso mi permette di fare anche altre cose, di lavorare magari con delle riviste, lo step successivo, no? Quindi magari con XL, con Rolling Stone, con cose di questo tipo, che paradossalmente però quasi mai fotografando musicisti, fotografando più magari registi, attori, cose di questo tipo. Quindi questo è stato il mio percorso. Cecilia vi racconta il suo e poi vi facciamo un pochettino vedere quali possono essere degli ambiti di azione interessanti. Bella introduzione. Ciao, grazie di essere qua, ringrazio di nuovo. Io sono Cecilia Benites da una settimana. Il mio approccio è molto diverso a quello che ha Ilaria. Io sono argentina, abito in Italia da 6 anni. Per me la fotografia è stata sempre una cosa molto interessante, però io sono di formazione grafica. Il mio percorso più forte è stato quando sono arrivata qua, attraverso un po' di amici. Io sono riuscita comunque ad entrare in un mondo, soprattutto ho collaborato tantissimo con una band qua che si chiamano i Tre Allegri Ragazzi Morti, che sono quelli che hanno creato l'etichetta La Tempesta. E questo rapporto di amicizia è stato molto interessante, perché a me ha permesso di fotografare quello che è il mio interesse riguardo a questa scena qua, che sono i backstage, che sono le cose che sono un pochettino più complesse da arrivare. A me interessa quello che succede nella quotidianità di un gruppo, prima di suonare, quando si va in tour, cosa succede in tutti questi spostamenti da una città all'altra, un po' perché il live per me non è molto, a me non interessa in particolare, lo faccio, penso che è anche importante per un racconto, nella proiezione o nella costruzione di un progetto, di una band, ci deve essere anche il live, perché comunque è parte di un momento importante, però il mio interesse è stato sempre riguardo un altro tipo di situazione. 6 anni fa La Tempesta, non so se la conoscete, un'etichetta di musica indipendente, un collettivo di artisti in Italia. Stava iniziando, perciò io ho coperto il primo festival che hanno fatto a Milano, che è stato molto importante, molto forte, perché dopo si è riempito di gente. Dopo è andato a Ferrara, Roma l'anno scorso hanno fatto due date, adesso andranno con Sherwood. Certamente questo legame qua mi ha permesso di girare con altri gruppi, come sono il Teatro degli Orrori, Le Luci della Centrale Elettrica, Il Pan del Diavolo, tutti i gruppi un po' che girano con la loro etichetta, sempre partendo da questa visione qua, da quello che succede nei backstage, nelle sale di registrazioni, in giro, nei concerti. Perciò un po' questo è il mio interesse riguardo questa scena qua. Infatti io dopo mostrerò un libro dicembre del 2011, che raccoglie questi 4 anni di tour costanti in giro un po' per l'Italia. Okay. Allora, noi abbiamo provato a dividere, innanzitutto voglio dire una cosa: tutto quello che io dico adesso è filtrato attraverso la mia esperienza. Il mondo musicale è molto vasto, e quindi sicuramente trovarsi a lavorare con band di un certo scenario e di un certo immaginario è diverso da lavorare con artisti mainstream, per esempio. Quindi credo che sia interessante anche per questo fatto. L'incontro che viene dopo invece è con due fotografi che lavorano con artisti di un calibro diverso, parlo a livello di anche pubblico, budget e cose, quindi probabilmente hanno delle esperienze, delle problematiche, delle realtà quotidiane molto diverse dalle mie. Quindi quello che io racconto, cerco di darvi più informazioni possibili, spunti, cose che possano per voi aiutarvi un pochettino a capire come ci si muove in un certo tipo di mondo attraverso la mia esperienza. Quindi non penso di dare... Non ci sono delle regole fisse, perché non possono esserci. Noi quando parliamo di fotografia musicale, io ho provato a dividere un pochettino 3 mondi che possono essere interessanti in campo fotografico. Cioè tutto quello che concerne la creatività sul disco,
quello che è l'aspetto promozionale, quindi si lavora con la band, e quello che è il commissionato dal magazine, è diverso. Quindi i ritratti, il promo editoriale, eccetera, il reportage, che è tutto quello che invece è live, eccetera. Dobbiamo sapere, secondo me, essere attenti a capire quali sono i nostri interlocutori, perché secondo di chi sono i nostri interlocutori cambia il nostro modo di lavorare e quello che ci viene chiesto. Quando lavoriamo per la band, lavoriamo direttamente a seconda delle realtà per i musicisti o per il loro ufficio stampa, per le case discografiche, poi a seconda delle realtà gli strati aumentano, no? Abbiamo manager, non manager, filtri vari. Invece se lavoriamo per le riviste, spesso e volentieri ci relazioniamo con la figura del photo editor, o se siamo fotografi prettamente di live, magari lavoriamo per un'agenzia stampa e quindi quelli sono i nostri interlocutori. Questo è interessante perché è interessante capirlo dall'esterno a chi non conosce, diciamo, il mondo lavorativo in questo campo, perché cambia molto quello che ci viene chiesto. Quando lavoriamo con una band abbiamo una libertà almeno creativa, di processo creativo molto più ampia. A volte si fidano totalmente di te, quindi puoi fare un po' come ti pare, a volte c'è un processo condiviso, però quando si lavora per delle riviste bisogna portare a casa determinate cose che sono molto diverse e si hanno dei paletti che poi magari vediamo un pochettino più nello specifico. Io qui vi faccio qualche esempio di copertine magari che ho fatto per rafforzare questo concetto qui. Le copertine dei dischi secondo me sono interessanti perché in linea di massima sono l'unico settore, tra virgolette, in cui si ha piena libertà di azione, di solito, cioè almeno concettualmente all'inizio si può pensare a rappresentare nella maniera che meglio crediamo la musica in sé, no? Quindi non è sempre scontato che il gruppo debba essere in copertina e doverlo vedere. Ovviamente, di nuovo, dipende con chi parliamo, no? Però il processo creativo sicuramente abbiamo più campo d'azione, il nostro unico limite è il formato quadrato, no? Quindi questo è un esempio per un gruppo in cui i soggetti non si vedono per niente. Poi tutto l'artwork è su questo discorso del fumo, perché il progetto si chiama comunque King of the Opera, sono molto teatrali, hanno delle sonorità di un certo tipo, quindi non era importante vedere, era più un mood, no? Cercare di dare una sensazione di un certo tipo. Ci si possono fare anche cose invece molto più, dove il gruppo lo vediamo, molto più, no? Classiche, tra virgolette, all'interno del classico, però può esserci sempre un discorso di progettualità su certe cose. Loro sono un gruppo di Roma che sta suonando tanto, sta lavorando insomma parecchio negli ultimi anni, che si chiamano Bud Spencer Blues Explosion, e al di là del nome che può essere un po' comico, in realtà sono un duo elettrico molto forte con cui lavoro dagli inizi perché sono amici. E loro hanno un approccio, questo era il secondo disco, che si chiama Do It, quindi fallo. È un disco tutto analogico, tutto registrato in presa diretta, in sala di registrazione. E quindi parlando di come concepire questo disco, loro volevano che trasparisse il più possibile la loro spontaneità, il loro non essere artefatti. Quindi ragionando mi dicevano, Ila, si vedono tutte queste foto dei gruppi super post-prodotti, cioè facciamo una cosa facile. Quindi semplicemente è stato scattato tutto in Polaroid o con macchinetta usa e getta, pure il booklet tutto macchinetta usa e getta, per cercare anche di far sentire loro il più, no, a loro agio possibile, no? Quindi questa è la copertina che è fatta nel garage dove loro hanno la sala prove, semplicemente. Queste sono foto fatte in Polaroid durante il tour, di nuovo nel loro garage. Un terzo esempio che vi porto è quello della copertina invece di un altro disco con cui lavoro molto, di un altro gruppo, scusate, con cui lavoro molto, che sono gli Zen Circus. Questo è ancora diverso il processo. Loro praticamente avevano questo disco con il titolo Nati per subire e mi hanno detto, boh, fai un po' quello che ti pare. Cerchiamo di capire cosa vuol dire nati per subire, quali possono essere i campi d'azione in un certo senso. Quindi abbiamo poi sono state scelte poche foto, se vogliamo, no? Però il progetto era un po' più ampio ed era inquadrare un po' degli ambiti di consumismo, di religione, tutta una serie di cose, perché sono andata sempre in giro con la mia macchinetta, ogni tanto facevo delle foto,
in questo caso per esempio è interessante anche parlare del mezzo con cui scattiamo, cioè non sempre bisogna lavorare con macchine di un certo tipo, dipende anche qual è l'approccio. Io queste foto nei centri commerciali non si può fotografare, quindi ero con una compattina digitale, cioè non sempre dobbiamo pensare che l'attrezzatura sia per noi un limite, no? Che per iniziare a fare qualcosa di interessante ci serve la reflex, l'obiettivo da 2000 euro e tutte queste cose, no? Certo, aiuta in certe cose, non dico di no, per carità, però è interessante che anche il processo creativo includa anche l'uso di un certo tipo di mezzo, no? Quindi insomma ho fatto delle foto che poi loro hanno scelto, questa all'interno del booklet, quindi a doppia pagina, che possono essere insomma diverse realtà, diciamo. Vabbè, questa così tagliata non rende, solo voglio raccontare che era un cane vestito da bambino in un passeggino, quindi stava subendo abbastanza, poverino, secondo me, no? E vi volevo far vedere anche qualche riferimento molto più alto e molto... più, sì, certo. Come vi comportate per le liberatorie, le persone che compaiono? Questa è una bella domanda. Allora, io mi sono premurata, dato che loro hanno scelto questa foto come copertina, io subito mi sono preoccupata perché gli ho detto sono due minori, non ho l'autorizzazione, cioè almeno vi prego disegnateli sopra gli occhi qualcosa, perché lui dice non ti preoccupare, ci pensiamo, qualsiasi cosa ci pensiamo noi perché fanno i panchettoni, poi io lo so che se succede qualcosa il problema è mio. Quindi diciamo che in copertina io già scattavo con tempi un po' lunghi per cercare di non rendere troppo nitida la cosa e abbiamo fatto così. Per il resto delle foto no, non abbiamo nessuna liberatoria, non ci denunciate, no, voglio dire che allora... il fatto di lavorare con certi gruppi piuttosto che con altri su certe cose è meno problematico. Se questo fosse stato un disco di un gruppo primo in classifica con dietro una casa discografica, degli avvocati eccetera eccetera eccetera, probabilmente sarebbe stato molto più complicato. Abbiamo tanti limiti che, come potete immaginare, possono essere budget, visibilità e certe cose, però sul discorso un po' più creativo e progettuale abbiamo un po' più di libertà su queste cose. Vi faccio vedere al volo qualche riferimento, come dicevo, per rafforzare questo concetto che la copertina non debba essere per forza molto didascalica e che è l'unico ambito in cui abbiamo particolare creatività. Dico l'unico ambito perché è ovvio che nelle foto promozionali ci possiamo inventare qualcosa di super artistico, però come vedremo dopo dobbiamo rispettare delle leggi non dette, che sono di leggibilità e di fruibilità dell'immagine, mentre invece sulla copertina questa cosa non c'è. Quindi vi faccio vedere qualche foto di Stuart Torgerson, che è morto purtroppo da poco e ha creato tutto l'immaginario dei Pink Floyd. In questo caso la band c'è in copertina, però come vedete è una cosa un po' surreale. Questa è la copertina di un disco dei Mars Volta, anche questo. Sono tutte foto, fotomontaggi, non è che... Questi sono i Cranberries, Barry di Eccia, cioè comunque nessun altro campo della fotografia musicale puoi dire metto un occhio in cielo e uno nu, cioè che vuol dire, no? Nel disco puoi fare, questi sono i Muse con Absolution, quindi sicuramente se proponiamo delle cose interessanti è un campo d'azione fertile per fare cose Corbin. Di nuovo, non facciamo vedere il gruppo, però rimandiamo ad un immaginario che ci racconta tanto di quella realtà lì, di quel gruppo, no? Questo è un esempio un po' più classico, volevo far vedere che la band in copertina, cioè, ci può essere e non è necessariamente una marchetta o la foto brutta del cantante pop in copertina, perfetto, cioè può essere tanto altro, insomma, no? Far vedere tipo le foto di queste persone dopo le tue... È un grande atto di generosità. Parliamo del... se ci sono domande, voi interrompetemi in qualsiasi momento. Per quello che riguarda le foto promozionali, abbiamo, lo dice la parola stessa, sono di uso promozionale, che vuol dire che vengono utilizzate per comunicazione, tra virgolette, interna dalla band, quindi sui loro siti, sui social network, eccetera. Ho ripetuto web, nel senso che ora tanta stampa musicale si è spostata online, quindi siamo online, magazine, quotidiani. Perché ho scritto queste specifiche? Perché noi
quando portiamo a casa un certo lavoro dobbiamo considerare tutti questi fattori qua, perché una foto che è bella su una copertina o su una pagina intera di una rivista sul web viene piccola così. Quindi se noi alla fine consegniamo un lavoro di 20 immagini, possiamo fare la foto più bella, più creativa, dove gli artisti magari sono piccolini, sono marginali, che può finire magari su una doppia pagina, no? Però dobbiamo assolutamente considerare tanto il fattore di leggibilità, cioè sul web una foto piccola così devono per forza mettere una foto dove l'artista si vede bene. Qui è saltata. Vabbè, ne è saltata una, non importa. Questo è il lavoro, sono alcune degli scatti promozionali sempre per quel disco lì. Quindi torna un pochettino il discorso di prima, istantaneità, velocità, sono un duo rock. Le foto anche queste sono state fatte con una compatta, quindi di nuovo non mezzi particolarmente dispendiosi, no? Loro se li avete sentiti, ne è saltata una, mi dispiace, va bene, se li avete sentiti dal vivo comunque sono una bella botta, no? Quindi anche rendere un pochettino questa fluidità. Questo è un altro lavoro che per esempio ho fatto con Dente, che era per introdurre il discorso che quando facciamo delle foto promozionali spesso e volentieri cerchiamo di creare più set, no? Uno diciamo un pochettino più standard, classico, che vada bene per un sacco di cose, e uno che magari può anche avere un'entrata più originale, più creativa, che poi non è che è particolarmente originale, perché insomma un lavoro sui riflessi, specchi è stato fatto tanto, però insomma e una cosa simile non è spendibile per un anno. Noi dobbiamo pensare che quando facciamo delle foto promozionali a una band tornano, ritornano, no? Quindi questo per esempio è andato in esclusiva per una rivista, era una cosa specifica, e la colgo anche per raccontare, non raccontare, per dirvi di fare sempre attenzione quando scattate delle foto in generale all'unità della serie, all'unità del trattamento, mi guardi strano, nel senso non è che una foto la fai in bianco e nero e una foto la fai a colori, non è che una foto la lasci naturale e poi una la sovraproduci, cioè devi cercare di avere una linea, sia nel presentare il tuo lavoro, sempre questo in generale, sia quando si lavora con la band, non a monte, mi mancava di dirvi questa cosa, che bisogna fare una grande ricerca sull'immaginario e sullo stile del gruppo. C'è una differenza se lavoriamo con un gruppo che già si porta dietro un background di un certo tipo, quindi tu lo devi reinterpretare con la tua visione, o quando lavori con artisti emergenti e contribuisci per la prima volta, che è anche interessante, a creare una loro estetica, un loro immaginario. Quindi bisogna fare tanta ricerca. Io quando, che ne so, mi dicono di fotografare un gruppo, la prima cosa che faccio è vedere tutti i fotografi che l'hanno, mi faccio una cartellina, tutti i fotografi che l'hanno fotografato, tutti i gruppi che mi sembrano simili, inglesi, americani, e inizio a prendere le cose che mi piacciono, a capire. Questo è molto importante, vorrei che lo do come consiglio, no? Che un processo di ricerca di questo tipo aiuta sempre, sia a fare una cosa diversa, originale, che a prendere spunti, cioè per lavorare con le immagini, di qualsiasi tipo siano, uno deve essere una spugna e deve guardare tantissime cose, quindi non chiudetevi mai nella vostra visione, quello è molto importante. Faccio vedere un lavoro diverso, ambientato, nel senso, nelle foto promozionali può anche esserci un po' la messa in scena, se vuoi. Loro sono i Calibro 35, che sono un gruppo che fa tutte cose... questo, abbiamo fatto una sessione molto più tradizionale, se vuoi, per cui questa cosa è andata per un lavoro specifico e le altre invece erano spendibili in altri contesti. Qui vedo un po' male le foto, mi dispiace.
un lavoro che ho fatto per la promozione del secondo disco di questo cantautore di Ferrara, che ha un progetto che si chiama Le luci della centrale elettrica. E abbiamo lavorato, io lavoro molto sulle location, scatto molto in esterni all'inizio, un po' per necessità, perché uno si deve arrangiare con quello che c'è, no? Poi in realtà mi piace molto inserire il soggetto in un ambiente che sia per lui, o per contrasto, o per sentimento. Questi sono, lui è di Ferrara, è della provincia ed ha un immaginario, in realtà già dal nome, Le luci della centrale elettrica, molto pesante, no? È uno che ha un immaginario che spesso viene associato a questioni urbane, periferia, degrado, però comunque un po' cupo, no? Io gli ho detto semplicemente portami nei tuoi posti, cioè siamo andati nella bassa, nelle situazioni sue, quelle che vede alla fine tutti i giorni, e quello che cercavo di fare era di levargli un po' di dosso questo immaginario cupo. Cioè nel primo disco c'erano tutte foto in bianco e nero, tutte foto di periferia eccetera eccetera, quando invece lui non è un tristone, no? Quindi abbiamo lavorato su queste ambientazioni qui. Loro sono i Massimo Volume, sono un gruppo di Bologna. Con loro, non lo so, l'idea era semplicemente di fare una cosa un po' elegante, bella, non è che c'era tanto concept dietro. Loro mi volevano portare in questo museo di storia naturale perché dicevano che poteva essere interessante. Lì avevo un po' paura, il rischio, sono un gruppo un po' storico dell'underground italiano, no? Di fargli le foto vicino agli animali impagliati, cioè era un po' era un po' controproducente, no? Quindi ho trovato queste escamotage dei riflessi che poteva essere interessante. Questi sono degli scatti invece del gruppo di cui parlavamo prima. Questa è di nuovo un po' ambientata, un po' racconta, no? È sempre del disco Nati per subire, quindi ci sono loro in stazione che giocano ai Gratti e Vinci col peroncino, tipo aiuto. Anche scatti ovviamente più classici. Ok. Queste sono le cose che abbiamo visto per gli scatti promozionali. Per i lavori di magazine io ho portato due esempi. Il primo, ho fotografato gli After Hours per Vanity Fair e quindi vi faccio vedere quello che ho fatto io e qual è stato il mio processo. Io ho ascoltato tanto questo gruppo, conosco il loro immaginario e so che fotograficamente non erano secondo me mai stati immortalati in una certa maniera, e ora nel panorama italiano sono un gruppo che hanno un'importanza, cioè chi ascolta la musica lo sa, e hanno sempre foto un po' così e così. Quindi io non è che ho fatto un grande processo creativo, ho semplicemente voluto immortalarli da gruppo rock, cioè un'immagine pulita, bella, nella mia testa in bianco e nero, sempre lavorando sulla location, che qui sembra la stessa, però in realtà allora il disco nuovo si chiamava Padania, siamo andati semplicemente in Padania, nel senso in un'ambientazione un po' nebbiosa di quel tipo, e i miei riferimenti mentre pensavo a questa cosa erano un po' gli U2 di Joshua Tree, Joy Division, quindi Corbin, quindi creare delle immagini di questo tipo, ok? Vi faccio vedere questi quattro scatti, perché questi sono tra gli scatti che ho presentato. Il fotoeditor era tutto contento con l'idea, bianco e nero, eccetera, eccetera. Poi ovviamente è stata scelta, la foto dove loro ovviamente, cioè per me che ne so, era molto bella questa o questa, però ovviamente c'è un discorso di leggibilità. C'è un discorso che chi legge Vanity Fair non sa chi sono gli After Hours e quindi li deve vedere. C'è il discorso che interviene spesso la pubblicità, per cui sì, va bene il bianco e nero, poi è entrato un altro servizio in bianco e nero, quindi per bilanciare la dobbiamo fare a colori. C'è il discorso, doveva essere una doppia parte. Insomma, le cose cambiano in corsa e uno deve, quello che voglio far capire è che deve avere sempre tutto il materiale necessario. Io ho fatto vedere queste quattro foto, però ovviamente avevo anche delle verticali. Quando si lavora con i magazine bisogna avere un pochettino tutte le opzioni possibili, perché magari ti dicono è un'apertura a doppia pagina e poi diventa un'altra cosa, e se non ce l'hai non è che puoi dire ma avete detto un'altra cosa, perché poi non ti richiamano, cioè devi essere preparato un pochettino a gestire le situazioni. Quindi questo è un esempio. Sì, è interessante,
È anche interessante secondo me nelle foto che ha mostrato prima Ilaria, in queste quattro qua che ha... Il microfono a lei, il gelato? Non qua. No, no, ah sì, va. Cioè, che non sono state scelte anche a caso queste fotografie qua, no? Cioè, sono quattro foto che mostrano comunque una stessa Venera, la stessa location, però in un modo diverso, perciò qua, questa anche varietà visiva in quello che uno sta comunicando è assolutamente importante nel momento di fare una proposta, in questo caso qua il photo editor, perché se no se è molto monotono il punto di vista, no? Facendo questo cambiamento qua, che per esempio ho un avvicinamento forte oppure li mostro in un contesto nel quale è vero che un po' si perdono, però aiuta a costruire un immaginario complessivo della band, inizia ad essere molto più ricco, no? Nel momento di comunicare dei soggetti, un gruppo in questo caso. Questa cosa della scelta della foto e di dare varietà in effetti è molto importante. Io uno degli ultimi lavori che ho fatto, che deve ancora uscire, ho fotografato Sorrentino per Rolling Stone, no? Ho consegnato le mie 15 foto che mi piacevano un sacco e ovviamente quella che mi piaceva di più era una fatta in un momento in cui la sessione tra virgolette era finita, lui sta fumando col sigaro nel suo studio e c'ha una nuvola di fumo enorme sulla faccia e si vede solo un occhio. Per me era la foto più bella della giornata, però ovviamente l'ho anche mandata, però ovviamente hanno pubblicato lui di profilo col sigaro che si vede, nel senso che quello che ci portiamo a casa noi da un'esperienza lavorativa può anche essere diverso da quello che, cioè è del materiale in più, però il discorso di leggibilità, cioè i vincoli e i paletti che hanno una rivista sono molto diversi da quelli che finiscono poi, delle immagini che finiscono poi nel tuo portfolio, quindi anche sapere a cosa serve una foto e qual è l'uscita di quella foto per noi è fondamentale. Questo dicevamo che era un altro esempio semplicemente per far capire quello che dicevo prima, che quando scattiamo, io ho già di mio scatto lasciando molti spazi a destra, a sinistra, perché mi piace, però quando scattiamo per una copertina dobbiamo sempre considerare che ci finirà una testata, così come quando scattiamo in interni. Quindi questa, ad esempio qui, scusa, la foto è così, però ovviamente mi hanno chiesto di levare la lampada. Cioè la foto da sola con la lampada funziona, è bella, però diventava illeggibile con la testata, quindi ho scelto questa per farvi vedere questa cosa, no? Anche nell'interno lasciare gli spazi per impaginare è sempre molto importante. Qui c'è un altro esempio, un lavoro che ho fatto per XL con Guccini. Quindi sapevo che era un'apertura in doppia pagina, quindi ho cercato una situazione in cui avessimo dietro un fondo il più piano possibile, lasciando spazio a destra, e spesso ti dicono c'è un'apertura e c'è un giro, no? Il giro vuol dire che poi dietro ci sono altre foto, magari più piccole, spesso e volentieri, che vanno a raccontare di più, meno posate. Quindi la prima è lui in posa fuori dalla sua cantina e l'altra ci racconta un po' di più perché c'è lui che fuma con la sua frutta, i suoi vinelli, eccetera. E poi infatti è stata impaginata così con altri diciamo, dettagli. Un'altra cosa che dobbiamo tenere in considerazione è che non sempre abbiamo tutto il tempo necessario per fare quello che vogliamo, quindi dobbiamo essere molto precisi prima nella ricerca e nel sapere cosa dobbiamo portare a casa. Io queste foto, queste poi sono quelle che sono state pubblicate, però questo lavoro l'ho fatto in 20 minuti neanche, perché ci sono sempre le variabili, no? Ritardi, problemi, eccetera, eccetera. Quindi arrivi, già ti devi presentare a Guccini, che comunque non è, no, l'ultimo, ci devi entrare un minimo in empatia, devi vedere il posto, capire, e quello che succede è che alla fine c'hai 20 minuti, cioè devi sapere, no, quello che devi fare, non ti puoi perdere a scattare 3 ore la stessa foto e poi non avere gli interni, non avere dettagli della sua casa, eccetera, eccetera. Quindi, questo secondo me era un po' una visione generale per far capire i tre campi di azione del mio. Se avete qualche domanda, prima che passo a Cecilia, che ha ambiti di competenza molto diversi, se volete io sono qui, se no comincia lei. Posto? Tutto bene? Ok. No, vabbè, okay. Chiedo. Non... se no dopo. Io invece parlerò di una cosa di reportage o di un approccio alla costruzione di un progetto. Io ho sempre un po' di perplessità con questa parola qua, mi piace più parlare di progetti fotografici che si costruiscono.
Secondo me quello che, come si dice sempre, la maniera più facile di avvicinarsi a questo ambiente qua attraverso il live, perché per vari motivi insomma, però è importante secondo me capire che all'interno di tutta questa situazione ci sono diversi momenti, diversi settori da tenere in conto. Uno è il live, un altro può essere i backstage, che sono, cioè, che è più, di solito è più complesso inserirsi, perché comunque uno deve avere, cercare di avere un minimo rapporto con il musicista, no? Anche perché in generale sono molto a disagio quando li inizia a fotografare fuori dai loro concerti, perché non sono neanche mascherati, no? E perciò inizia anche a cogliere delle situazioni che sono molto personali. E all'interno dei backstage anche ci sono situazioni diverse, come possono essere un soundcheck o quando uno per esempio va in tour, perciò anche lì inizi a girare negli alberghi, in diverse città, eccetera, eccetera. E, secondo me è anche interessante cercare di cogliere nel modo che sia possibile anche il pubblico e i fans, perché sono anche parte di una band, di tutto l'immaginario che gira attorno a un gruppo. A me dispiace quando sempre vedo un po' progetti che si centrano troppo su il gruppo e basta, no? Perciò penso che anche è importante che ci siano i loro fans, perché aiutano anche a raccontare la situazione complessiva che uno vuole fotografare. Anche importante quando uno fa il reportage, secondo me, iniziare anche a fotografare le location, no? Cercare di capire se, perché le location cambiano costantemente, una band può suonare in un posto super figo, in un festival incredibile, e al giorno seguente può veramente suonare in un posto piccolissimo con poca gente. Questa cosa qua secondo me è anche molto importante, è anche interessante da riprendere, per non che il progetto non diventi monotono più che altro, no? E anche perché è vero che non è che un gruppo che spacca e in un giorno, non so, suona per 20.000 persone, al giorno seguente può anche capitare che suoni per pochissima gente. Insomma, sono stata con i Tre Allegri che hanno aperto Patti Smith l'anno scorso a Napoli, ed era incredibile suonare a 20.000 persone davanti. Una settimana dopo siamo stati in un posto piccolissimo e c'erano 400 persone, perciò anche questa cosa qua secondo me è molto ricca a livello visivo e anche interessante da poter raccontarlo. Volevo mostrare, mostro dei progetti che ho costruito, sui quali ho lavorato. Mi interessava di più fare un po' una sintesi, mostrare due molto, molto diversi. Uno è questo lavoro qua, che è un progetto che ho sviluppato, che come ho detto io sono argentina, sono arrivata nel 2007 e da quando sono arrivata io sono stata per fortuna inserita subito in un contesto che era questo che stava creando la tempesta, il che mi ha permesso di avvicinarmi a certe realtà, a delle situazioni per esempio più di, non solo di concerti, però per esempio poter fotografare situazioni come questa, che sono il primo disco del Pan del Diavolo, che adesso sono anche un gruppo più conosciuto. Questo era il primo, che registravano alle Officine Meccaniche. E questo tipo di lavoro devo dire personalmente che è quello che a me interessa un pochettino di più fare. Fotografare fotografare le band quando sono in sala di registrazione è una cosa molto complessa, perché comunque c'è una forte tensione da parte del gruppo, anche una forte concentrazione, perché comunque si sta facendo un disco che è una conseguenza di un lavoro creativo molto forte e deve essere perfetto. E uno come fotografo deve in un punto cercare di non rompere i coglioni in giro, nel senso che non puoi essere il centro, non puoi fare succedere questa cosa qua. Non è che arrivi tu e sei il fotografo, fai un po' il figo e ti aprono le porte, non è, almeno questo non è quello che a me interessa. Le persone che tu stai fotografando, tu devi avere molta cura di non cercare di interferire nella loro quotidianità, insomma. Soprattutto in questi momenti qua, che sono molto complesse. Perciò io quando fotografo cerco di avvicinarmi alle persone, perché questo è anche importantissimo per cercare di tirar fuori un'attitudine diversa, che si sentano a suo agio, però allo stesso tempo io cerco che si dimentichino che sono lì in giro, perché a me questa cosa qua mi permette di avere più libertà nel momento di raccontare quello che voglio raccontare, insomma.
Io devo dire che a differenza di Ilaria, come sono una grande ignorante della musica italiana, non ho tanta questa cosa di aver vergogna di trovare questi personaggi. E per me un po' il fatto di averli trovati come amici non mi ha fatto sta cosa di dire è Davide Toffolo che ho davanti. E questo forse è stata anche una cosa interessante, non so, per esempio quando facevo queste fotografie qua a fianco nello studio c'era Elisa che registrava il disco o c'era Gianni Morandi che andava in giro, perciò è stata questa cosa molto particolare che in un momento siamo usciti in una pausa, è passato Gianni Morandi che è una persona anche molto simpatica, ha salutato tutti, erano tutti induriti, no, quando c'era stato lui, era dai Gianni, Gianni, sì sì è Gianni. E c'era una mia amica che gli ha detto, ma Gianni chi, le ho detto? E lui, vabbè, Gianni Morandi. Ok, questa cosa qua, che dopo mi sono sentita molto ignorante, hanno dovuto spiegare che ero argentina. E per me in realtà è una grande risorsa, perché mi permette di entrare a raccontare una cosa con forse più naturalità, o almeno quello che spero. E sempre, questo è il secondo disco del Teatro degli Orrori, questo a Padova, in uno studio a Padova. Queste sono delle registrazioni prima che partisse il loro tour. Questo anche è stato molto interessante poter fotografarli, perché dopo il primo disco che avevano fatto un successo molto importante in Italia, è stata un'attenzione da parte della band, perché uno di solito sempre si aspettano, no, che siano all'altezza o che superino il disco precedente, perciò c'era molta attenzione nelle prove. E, per questo dico quello che ho detto prima, insomma è importante cercare di cogliere delle situazioni che ti permettano certamente di pensare al tuo progetto, perché tu comunque stai lavorando per costruire un progetto, però allo stesso tempo non invadere tantissimo le dinamiche delle persone. Qua volevo dire una cosa, che questo è il motivo per cui, cioè, tutti vogliono fare il backstage, chi inizia a fotografare la musica, sembra tipo l'aspirazione massima, ci devi arrivare con una certa competenza, perché se poi tu vuoi fare il backstage, io ti do il pass del backstage, entri, non sai che fare, cioè sei paralizzato, a me fortunatamente non è successo perché ci sono arrivata dopo aver fatto tante altre cose, però vedo spesso dei ragazzi che si fanno in quattro per entrare nel backstage e poi stanno lì nell'angolino, perché comunque poi ti ritrovi il musicista a due passi che si sta mettendo i pantaloni e sta in mutande, che si lava i denti, che fa una serie di cose e tu non te la senti di fotografare, cioè deve esserci una sorta di, cioè te lo devono permettere, cioè tu sai implicitamente che puoi fare, devi sapere come muoverti, perché sennò non, è un po' inutile, no? Sì, qua sembra strano, però in realtà la fotografia in questo caso qua è un po' il risultato. Aspetta, scusa, gli puoi dare il microfono? Cioè, parla uno e parla l'altro. Vuoi? Questo, tanto io non devo parlare adesso. Ecco, adesso sì. Questo che ha detto prima Ilaria, secondo me anche è un po' vero, nel senso che forse qua la fotografia è la conseguenza di un lavoro forte fatto che non sempre ha a che vedere con l'immagine, se no che ha a che vedere con costruire un rapporto con l'altro, cercare di sentirsi in un minimo a proprio agio nelle situazioni che uno deve fotografare, no? Se no veramente deve essere... Cioè, secondo me se uno non si concentra a fare questa cosa qua è molto difficile arrivare a situazioni come questa, per esempio. Qua era la band e c'ero soltanto io, e dopo in sala, perciò uno deve anche sentire in un momento il coraggio di poter scattare in un momento nel quale Capovilla sta dormendo, per esempio, che tutti sanno chi è Capovilla, io uno sempre un po' di paura di avvicinarsi, no? Pierpaolo, il cantante del Teatro degli Orrori. Sì, ripeto, io questo in realtà è un
Sono delle situazioni che secondo me sono molto importanti da cogliere quando uno deve costruire un progetto di questo genere qua, situazione quando uno esce dall'albergo o per esempio questo è Vasco delle luci della centrale elettrica, uno dei primi concerti nel quale lui portava gli strumenti, adesso non li fa più questa cosa, però secondo me individuare anche questi momenti che possono anche sembrare molto facili da coglierli, però in realtà proprio non è facilissimo, e sono assolutamente importanti per raccontare l'insieme di una situazione, altrimenti se no, ripeto, uno rimane solo nello scatto del live e basta, no? Anche questa situazione qua, ci sono sempre di solito nei backstage tantissima gente che ruba le birrette dei musicisti, no? Perciò a volte gli organizzatori lasciano molto in chiaro che queste birre sono solo per la band, perciò questo è solo per Tre Allegri Ragazzi Morti e Teatro degli Orrori, gli altri ovviamente al bar. Questo è Davide Toffolo dei Tre Allegri, anche questa è una foto fatta nel 2007, e secondo, questa foto qua per me è anche molto interessante da vedere adesso, perché questo è in un concerto a Manzano, in un piccolo paesino in Friuli, e fa un po' ridere che ci siano, che i Tre Allegri abbiano suonato in uno spazio come questo, pensando che adesso apriranno i concerti di Jovanotti fra un po', no? Perciò è alla distanza, è anche bello vedere questo cambiamento che c'è, no? Anche come consiglio, se uno inizia, di concentrarsi su un gruppo e lavorare tanto su quel gruppo lì, no? Di vederne l'evoluzione, dato che è appunto difficile avere un rapporto di magari più intimo se uno si concentra su un gruppo anche sconosciuto, perché poi tre quarti dei musicisti che abbiamo fotografato noi, quando li abbiamo iniziati a seguire, erano molto più piccoli, non che ora siano. E quindi è importante, perché può essere un lavoro, tu inizi ad avere un lavoro organico su una band ed hai qualcosa da presentare alle altre, anche a band più grandi, perché sennò tutte foto sparse, si perde. È importante questa cosa qui, secondo me, come consiglio, piuttosto di affannarsi a fare 2000 cose diverse, di concentrarsi su una cosa, farla bene e poi utilizzarla per muoversi in questo spazio, no? Sì, sì, certo. Quello che dicevo prima, è interessante a volte fare questa scaletta che sembra un po' più fredda, però che secondo me è molto importante da dire. Per esempio, questo è un soundcheck, del Teatro degli Orrori anche, però è interessante dire che comunque, non so, c'è il soundcheck, fine del soundcheck, prima del concerto, no? Questa cosa qua è importante secondo me da individuarla, o prima di salire sul palco, era questa foto qua, perché altrimenti se no uno riesce, cioè a lungo termine, questo è comunque un progetto di 4 anni, inizia ad avere delle fotografie che si ripetono costantemente, perciò in un momento fare un passo indietro e dire ok, io ho fotografie quando si esce dall'albergo, quando si arriva al posto, quando si scaricano gli strumenti, quando si inizia a montare un palco, quando si fa soundcheck, quando si va a mangiare, prima che si salga sul palco, quando si finisce di suonare, quando si caricano gli strumenti, quando si va in albergo, si dorme e si parte. Questa cosa qua che sembra un po' stupida da dire, in realtà per me almeno assolutamente importante, perché altrimenti uno non riesce proprio a costruire un progetto che racconti, no? Se non si inizia a ripetere costantemente. Questo progetto qua è questo, dopo insomma chi è interessato può sfogliarlo, insieme alle fotografie ci sono delle scritte che in realtà sono dei piccoli racconti che non sono costanti, però ci sono in alcune fotografie che per me erano importanti che ci siano, perché secondo me a volte la scrittura a fianco a un'immagine aiuta a dare più informazione. Per esempio questa immagine qua è stata fatta a Torino, in realtà si doveva suonare in un festival in piazza, ha piovuto tantissimo e per non cancellare il concerto hanno spostato il concerto in un locale più piccolo e i camerini per esempio erano dove mettevano tutte le casse di birra, no? Perciò anche questa situazione qua che non si vede nelle fotografie è interessante per me che ci siano in qualche modo, perciò quando ho fatto questo libro qua l'ho aggiunto come scritto.
di nuovo situazione sempre backstage, prima di salire sul palco. Certamente uno sta fotografando musicisti, perciò i concerti devono esserci. Quello che io faccio più attenzione nel momento di fotografare live è che, almeno la mia domanda quando lo devo fare, qual è la differenza del live tra una band e l'altra? Cosa succede all'interno di questo concerto qua che mi fa, che io capisco che questo gesto qua o questa attitudine è proprio da questa band e non inizio solo ad avere inquadrature belle con dei bilanciamenti perfetti, perché alla fine, se non faccio secondo me attenzione a cercare di cogliere un gesto che caratterizza un gruppo, ho tutte le fotografie uguali secondo me, e dopo inizia ad essere un po' più facile, nel senso che uno capisce un po' di cose tecniche e un po' di inquadrature che sono forti e dopo va un po' per default. Per esempio i Tralegri, in uno dei pezzi c'era Davide che sputava l'acqua, no? Per questo c'è stata scelta questa fotografia qua, perché ci sono tante fotografie di Tralegri, è vero, però a me interessava comunque cercare di capire in che modo riesco a mostrare loro in un momento che veramente li caratterizza. Bello, dopo mi ha sputato addosso, perciò è stato un po' difficile pulire la macchina fotografica. E anche Vasco, per esempio, adesso non so se lo continuo a fare, però... uno dei primi concerti anche era interessante questa cosa qua, che lui dopo che finiva di suonare scendeva dal palco e faceva due o tre pezzi in mezzo alla gente. Questa è anche una cosa che secondo me può essere interessante per raccontare il tipo di approccio che lui ha nei suoi concerti con delle persone. Noi diamo sempre per scontato che loro sappiano tutto, però Vasco sembra, cioè, le luci della centrale elettrica, sì, perché scusate. Poi dici, non è vero. No, le luci e la centrale, okay. cambierò modo di beh, anche qua, questo è un concerto del teatro, il cantante Pierpaolo fa sempre, si butta tra la gente, fa un casino incredibile, perciò anche fotografare loro in una situazione come questa, che stavano questo è il tour manager che sta cercando di riprendere tra la gente e farlo salire di nuovo sul palco, mi sembrava anche una fotografia interessante per raccontare un live o una cosa che loro fanno in generale in tutti i suoi concerti. Beh, i fans un po' sempre scatenati sono interessanti. No, questo volevo proprio dire questa cosa qua dei live, perché secondo me è molto importante cercare veramente di avere un occhio diverso nel momento di dover approcciarsi a questa situazione qua, altrimenti purtroppo sempre vediamo fotografie che sono veramente troppo uguali, e che non è che siano sbagliate a livello tecnico o a livello di composizione, che non c'è niente che stia comunicando, che non c'è una bella idea, che non c'è quella situazione lì che riesce veramente a raccontare la band, no? Che secondo me è molto lontano dai gruppi stesi, perché i gruppi comunque lavorano attraverso di portare il suo immaginario attraverso la musica, perciò c'è un pensiero molto forte dietro ai gruppi. E anche un consiglio importante nel momento in cui uno si approccia a questa cosa, dato che c'è una sovrapproduzione, tutti fanno le foto dei concerti, cercare di avere magari un ingresso diverso può essere interessante. Vabbè, dopo anche questo, come che la scaletta che ho fatto in maniera un po' maniacale prima, questo era dopo i concerti, no? Quando i musicisti scendono subito dal palco, perciò anche è interessante vedere quella stanchezza, Mappino forse non è il meglio esempio, però questa stanchezza, questa cosa di essere un po' sfasciati, no? È sempre interessante. Anche perché di solito poi uno smette di fotografare, cala la tensione, ti dimentichi che stai facendo un lavoro, il backstage, tutti bevono, si divertono e rischi di perdere dei momenti che invece sono validi, sì. Quella sono io. Quella a sinistra è Ilaria. Vai, andiamo. E invece l'anno scorso io ho collaborato con una band che si chiamano Le Arbe Garbe, che sono un gruppo friulano, e loro facevano questo tour nei Balcani, erano 10 giorni andare in giro per la Serbia, la Croazia e la Bosnia. È stata una cosa
super interessante, e mi piaceva mostrare questo progetto qua per vedere uno stacco rispetto a quello che ho mostrato prima, anche perché affrontare per esempio una situazione come questa, nella quale comunque uno deve documentare una quotidianità della band. Io non vado là a fare una documentazione sulla realtà della Serbia, nei Balcani, però è anche importante capire che loro non sono in Italia, no? Perciò in che modo anche questa cosa qua si riesce a vedere nelle fotografie. Ripeto, sono anche momenti come questi che devono per forza esserci. Questo è anche, erano i day off sul Danubio. Questo per esempio sono fotografie che secondo me sono anche importanti che ci siano. Questo è l'incontro con la segretaria di una biblioteca, perché c'era anche parte di questo tour, era trovare questa situazione qua, ed è importante secondo me capire che a volte uno deve anche ricordare che in questo momento qua, se la band è quella che ti sta chiamando, in questo momento qua ero stata chiamata a documentare il tour dalla band, è importante anche fotografare tutti i momenti, proprio anche questo, perché comunque sono parte del turno. Quando uno deve fare queste esperienze qua, sono un po' complesse, perché di solito quando si va in tour non succede niente quello che c'è pianificato prima, ed essere anche pronto ad affrontare questa situazione è parte secondo me della sfida che deve uno affrontare come fotografo. Per esempio abbiamo avuto un po' di problemi nelle dogana, perciò abbiamo dovuto andare in Serbia a questo posto che erano le dogane, siamo stati tantissimo tempo, e a fianco la cosa bella era che c'era il mercato della frutta, e aspettando che ci diano queste carte qua che ci permettevano di circolare per la Serbia con tutti gli strumenti, sono successe queste situazioni qua, per esempio che c'erano degli zingari oppure delle tante situazioni di camion in giro. Questa cosa qua, che per esempio pianificando un viaggio prima non c'era previsto, è importante, perché secondo me è anche interessante da raccontare, no? Cioè, e uno anche deve essere come fotografo secondo me capace di poter cogliere queste situazioni che vengono cambiate a ultimo momento. I palchi, vabbè, cioè anche questo cioè è vero che uno è in Bosnia e questo era in Croazia, e non dobbiamo dimenticarci che stiamo comprendo un tour, perciò anche queste situazioni qua di soundcheck o situazioni di concerto devono esserci, no? Però anche interessante, per esempio questo era un personaggio particolare che abbiamo trovato, anche secondo me queste situazioni qua sono parte del raccontare una situazione, un'esperienza che uno sta vivendo. Anche questo è bellissimo, per esempio non so se è bellissimo dormire in un lettuccio così piccolo, però per me che sono fotografo era veramente bello, cioè avevano messo a dormire in questa casa, tra l'altro, ed è bello, perché forse questa è la differenza con i Tralegri o con certi gruppi della Tempesta, no? Nel quale uno gira con la band e uno va a dormire negli alberghi, insomma. Perciò riuscire a cogliere anche questa situazione nella quale uno va in giro in tour, però non sempre, però siamo stati alcune volte ospitati a casa di, è anche bello raccontare, perché parte della quotidianità di quel gruppo lì, anche per non creare una omologazione, no? In tutti i gruppi. Ok, questa è la fine del tour. E io volevo mostrare a molto molto breve questa cosa qua, che è un progetto personale in realtà, e volevo mostrarlo perché secondo me è anche interessante. Questo è sempre, a me interessa tantissimo lavorare con degli appunti o delle scritte che aiutino a raccontare di più una situazione, no? Una fotografia in questo caso. Perciò se ve ne... Io sono stata in realtà chiamata a coprire un tour, è anche interessante quando uno quel materiale lì riesce un pochettino a girarlo e poter fare un progetto un po' personale, no? Questo è stato un esempio di questa cosa qua che sto dicendo.
le didascalie, oppure i testi più che didascalie, che non è bello dire, e sono stati scritti dal cantante della band. Ed è interessante questo, raccontare una stessa situazione da due punti di vista diversi, sia attraverso l'immagine sia attraverso una scrittura, che questa scrittura qua comunque è da parte di fatta da uno dei protagonisti, no? Perciò è come vedere una stessa situazione da due punti di vista diversi. Anche perché secondo me nel materiale consegnato ci sono delle scatti che non potrebbero funzionare bene. Questo forse è uno degli esempi più forti. Quando stavamo andando via da Zagabria, era la giornata nella quale l'Italia giocava con la Croazia in una partita. E noi abbiamo dovuto praticamente scappare perché tutti ci riconoscevano la targa italiana e iniziavano un po' a insultarci per strada. Questa cosa qua che fa un po' paura, un po' ridere, perché loro sono molto alti e grandi e robusti, e in un materiale, dico, consegnato per raccontare un tour non so quanto senso abbia, però in un progetto molto autoriale può essere una cosa che uno può permettersi, no? Questo è anche editing, l'editing è sempre una cosa assolutamente importante che può cambiare un progetto e darle un senso o un altro. Sì, anche questa è una situazione, entrando anche nella frontiera per entrare in Bosnia, abbiamo beccato il giro della Serbia, perciò abbiamo dovuto fermarci nello stesso ristorante per 5 ore, perché c'erano tutte queste biciclette che costantemente passavano. Ma anche, forse è bello, però è bello capire che il tour non sono sempre come uno pensa che siano, no? È anche importante essere pronti a cogliere questo cambiamento qua come fotografi. Velocemente volevo fare anche un riferimento, cioè mostrare quello che per noi, per me, sono i riferimenti più forti quando uno va a fare questo tipo di lavoro. Oppure più che altro le cose da tenere in considerazione, no? Per sì, forse anche un po' un riassunto di quello che abbiamo parlato entrambi fino adesso. Vai. È anche interessante, come ho detto prima, un gruppo non vale l'altro. Ed è vero che a volte ci sono dei gruppi che sono più facili da codificare, per esempio quando c'è stato il punk sicuramente era molto diverso, altre situazioni, però secondo me mostrare esempi così estremi ci aiuta anche a capire che uno anche deve iniziare a concentrarsi, a leggere certe situazioni nel momento di fotografare, no? Dico, qual è la differenza fra un fan di Elvis oppure uno di Lady Gaga, no? O in che modo io riesco a cogliere queste cose qua dal gruppo che devo fotografare, cosa hanno i particolari questi fan qua. Cioè, che si guarda sempre il palco, si fotografa sempre il musicista, ogni tanto è bello girarsi e vedere tutto quello che succede intorno, anche per il discorso che facevamo prima, che tante foto, tutte uguali, tentare di distinguersi anche prendendo punti di vista diversi è molto importante, quindi farvi vedere questo materiale è un po'... per dire, la fotografia musicale, sì, live, promo, eccetera, però in realtà è un mondo molto più ampio, che se uno ha un po' di curiosità di guardare, trova spunti interessanti. Sì, beh, anche importantissimo guardare, uno è parte della formazione di uno, non può solo far fotografie e basta, deve per forza cercare di capire quello che hanno fatto gli altri, altrimenti ci pensiamo di fare delle meraviglie che sono state già fatte tante volte. Questi sono dei lavori fatti sui fan, fuori dai concerti, fondo bianco, si coglie la ripetitività dello stile nei fan di un determinato gruppo, che è una cosa... detta così semplicissima, banale, ma poi con un lavoro di edizione e anche di ripetitività, perché questo vive sulla ripetitività, prende una forza impressionante ed è molto interessante comunque. Sì, questo non so se lo conoscete, lui è un progetto fantastico, lui montava un piccolo studio fuori gli stadi dove venivano fatti questi concerti, sua moglie andava in giro a cercare i fans che erano più interessanti per poter documentare, e erano, vabbè, li portava lì e li facevano degli scatti. Certamente questo è un editing fortissimo, anche questa ripetitività rafforza un'idea, no? Spacca. Sì,
Sì, sì, voi andate a guardarle, per noi abbiamo fatto una selezione molto veloce, però sì, vale la pena veramente vedere questo libro qua. No, nel prossimo libro. E aspetta, invece qua era... Anche i fans, sebbene in un primo momento anche uno li può leggere solo come una questione di stile, è anche interessante capire che sono delle persone che si muovono, perciò cercare anche di capire che atteggiamenti hanno, anche questo può essere una cosa interessante da cogliere. Questi sono i fotografi fighissimi della musica, perciò se non li sapete dovete andare a cercarlo, soprattutto questo libro qua, e anche questo sono degli esempi estremi comunque, però che ci aiutano a capire tantissimo come lui è riuscito a cogliere una scena, una situazione che stava succedendo. Beh, lui è un po' come Dio nel nostro ambiente, no? Vabbè, è vero. Il live. Okay. In live volevo mostrare questa scelta veloce, qua, sì, molto velocemente, però un po' quello che abbiamo detto prima, no? Perché qual è la differenza fra un gruppo e l'altro, no? Perciò riuscire non solo a fotografarlo quando uno sta suonando e basta, sennò che se ci sono delle piccole situazioni che riescono veramente a fare una differenza fra un live e l'altro, no? Sì, anche Glenn Friedman, oppure l'interazione anche che c'è, no? Fra il musicista e il pubblico, anche importante da cogliere. Questo ovviamente è una conoscenza più approfondita. Sì. Sì, però io vorrei dire che non è un limite, nel senso che abbiamo dei mezzi veramente incredibili adesso, cioè quello che dicevo prima di fare la ricerca sull'immaginario della band è la stessa cosa, c'è internet, c'è YouTube, cioè se ti hai la possibilità, hai un accredito, vai a fotografare il concerto di un gruppo grande, magari ti cerchi su YouTube un po' di filmati, te li guardi, ti studi, scrivi a un fan, non lo so, insomma uno si deve anche un po' attivare da questo punto di vista, no? Se sai che hai a disposizione poi di solito solo i primi tre pezzi sotto palco, quindi cercare di sapere cosa è successa nella data prima di quello stesso tour, cosa ha fatto, che ne so, gli Scancanensi, il primo pezzo nell'ultimo tour, lei usciva tutta vestita di piume con una cosa argentata. Se uno lo sa prima, invece di essere lì impreparato e c'hai tutti i riflessi che ti entrano, non sai che devi fare, ti setti un po' la macchina, cioè bisogna cercare di improvvisarsi secondo me il meno possibile e ricercare di più, sì. Anche perché sennò quello che dice lei, poi le foto sono tutte uguali. Cioè io parto dal discorso di cercare di arrivare al massimo, no? Per cui a fare la foto bella del chitarrista che canta con la chitarra devi arrivarci. Cioè tutto quello che succede prima non mi interessa più, cioè devi fare una foto di Cristo perché ok, dopo, cioè devi andare oltre, capito? Devi cercare questo discorso che noi stiamo facendo sulle cose specifiche, no? Sapere se il gruppo X, il cantante c'ha la schiena tatuata. Cioè è una cosa che contraddistingue, no? Quindi cercare di avere delle immagini che raccontino di più, oltre che essere delle immagini scolastiche in un certo senso e tecnicamente giuste, proprio perché ormai con un po' di impegno e con un po' di dedizione lo possono fare tutti. Cioè, parliamoci chiaro, fotografare un concerto non è difficile. Cioè, una volta che te ne fai 5, 6, 7, 8, cioè impari, le luci sono... non è che ci vuole... Fotografi uno spettacolo che è davanti a te, quindi la differenza è nel come lo guardi e in che cosa vai a ricercare, no? E poi a restituire, insomma. Però vabbè, insomma. Oppure anche un po' un'attenzione sui microfoni che sempre purtroppo entrano negli orecchi o nei nastri dei musicisti. Cioè il microfono comunque parte, è un elemento importante nel momento di fotografare, perciò se entra in bocca che abbia un senso, no? Cioè tutto quello che c'è nella fotografia sta comunicando, perciò non è solo il personaggio e basta, c'è tutto quello che c'è, ci sono delle luci, c'è uno scenario dietro,
Anche questo secondo me è una situazione molto interessante, perché a volte ci sono degli elementi dietro che ti danno, che ti arricchiscono un pochettino lo scatto che tu stai facendo, no? Non è il semplice scatto di Dylan, oppure io non so, dico, questa foto potevo semplicemente fare questo taglio, no? Ed era una cosa un po' più scontata, se mi permetto di dire a lui, perché non è un grande, però allontanandomi un secondo e capire in che contesto lui si trovava, io riesco a dare una comunicazione un pochettino più forte. No? E anche questo secondo me parte del nostro lavoro, cercare di vedere non solo il musicista, se no cercare di vedere in che contesto questa lui fa l'azione, no? Vabbè, The Location in realtà mostriamo questo fotografo tedesco che ha fatto questo progetto qua un po' di tempo fa, che è molto interessante, però sempre, ripeto, ci interessa mostrare questi esempi un po' più estremi perché si capiscano un po' di più, no? Lui ha sviluppato tutto questo progetto che sono il dopo le feste a Berlino, no? E dico, anche questo può essere un bello spunto nel momento di coprire un gruppo, no? Cosa succede dopo che questa situazione qua, che questo concerto qua è finito? Questo perché ve lo facciamo vedere, cioè piuttosto che farvi vedere 3.000 foto nostre, volevamo darvi degli spunti per capire un pochettino più a 360 gradi questa cosa, no? È difficile ottenere pass per fare live, è difficile entrare nel backstage, guardiamoci un po' intorno per iniziare, no? Iniziamo a pensare a strutturare idee, progetti su altre cose, anche per presentarci in maniera un po' più originale rispetto agli altri. Il discorso del microfono sembra una cavolata, però giuro che è importantissimo, perché vedi siti di fotografi che dicono che fanno i fotografi di musica o di live e c'hai il microfono tagliato che esce da solo, magari guardano solo che quello c'ha un'espressione figa e c'ha il collo tagliato così, oppure c'ha un'asta che entra qua. Cioè è difficile far sì che tutti questi elementi funzionino in maniera armonica, e uno lo deve fare. Sì, sì, certo. Chiudiamo. Volevo chiudere con questo... Sì, io non è che voglio dire che è facile, voglio dire che però impari, cioè non ho, è molto più facile che in altri contesti, quello voglio dire che con un po' di impegno fare una foto live giusta la puoi fare. Ora non dico che lo fai subito, io magari ci ho messo 2 anni a imparare a fare le foto di live, però dico che una volta che arrivi a quel punto lì poi devi cercare di andare oltre, non puoi accontentarti di fare sempre le foto giuste, precise e basta, perché... Un po' lo sanno, quelli che fanno quel mestiere lì lo sanno fare tutti, no? Quelli che vogliono fare quel mestiere lì lo devono saper fare tutti. È proprio per quello ti dico che uno deve scattare tanto, che ora vedi tutte le foto di tutti che si vendono come fotografi musicali, ma in realtà magari fanno le foto da un mese e ti propongono già, ti mandano le mail, guarda le foto. Cioè scatta tanto prima di, no? Di arrivare a fare. Boh, vabbè, quello un po' in tutto, però. Anche perché se no come fai la differenza del tuo materiale con quello di qualcun altro? Perché io devo investire del tempo a guardare il tuo materiale o la tua fotografia invece di qualcun altro che anche comunque è bravissimo a livello tecnico, no? Forse per questo abbiamo mostrato un po' quello che abbiamo mostrato gli ultimi esempi, perché secondo noi forse queste sono delle cose che puntano più sulla comunicazione, su quello che veramente sta succedendo e che rendono una fotografia più interessante, indipendentemente se a volte hai sbagliato a livello tecnico. Cioè quando una foto riesce a comunicare fortemente una cosa, cioè, lasci un pochettino in parte l'aspetto tecnico. Posso chiedervi una cosa? Certo. Non so se vi anticipo un tema che pensavate di affrontare dopo, però secondo me si lega con quello di cui stiamo parlando. Cioè, volevo chiedervi, in questo scenario, che rapporto avete con la post-produzione? Nel senso che spesso nella fotografia dei live, i fotografi, perché io sono d'accordo con Ilaria, cioè alla fine le foto un po' si assomigliano tutte, tra virgolette, è un modo a volte nei live per differenziarsi, per crearsi uno stile, forzare molto la mano sulla post-produzione. Quindi, cioè, dove sta il punto di equilibrio? Secondo me il punto di equilibrio è il discorso che faccio prima, che vediamo troppe cose. Cioè, dato che io faccio le foto a live e te le smanetto, te le metto online, te le mando, deve esserci una grande scrematura. Cioè, secondo me la qualità si è abbassata anche per quello, perché siamo esposti a una quantità incredibile di immagini, di persone che non hanno magari un background, uno stile, una ricerca, quindi ti mettono chiarezza a palla, luci gialle, blu, ti sconvolgono tutto,
ma non è quella la foto, capito che voglio dire? Soprattutto in una cosa come questa, cioè va bene la licenza artistica, ma tu stai raccontando un evento che è successo, cioè se la luce era bianca, io la voglio vedere bianca, perché me la devi far diventare gialla? Cioè non è quello, no? Soprattutto nel live poi, la post-produzione nelle band, in altre cose, nelle foto promozionali o nelle riviste è una parentesi enorme e dico che nel live, nello specifico, secondo me non ha tanto senso, no? In qualche però modo... C'è perché guardi più foto di quelle che dovresti vedere, perché siamo sovraesposti, capito che voglio dire? Se tu vai a guardare 4 o 5 fotografi che fanno live per mestiere o per ricerca e lo fanno bene, io non lo so, cioè se trovi tutta questa post-produzione, secondo me... Non lo so. Volevamo chiudere sì. Velocemente raccontandovi un po' la summa di questa cosa qui. Noi l'estate scorsa siamo state chiamate per documentare il Festival della Tempesta Gemella, quindi molti di questi gruppi di cui abbiamo parlato, quindi Teatro degli Orrori, Tre Allegri, Sittambura, eccetera, eccetera, in questo Festival di 2 giorni di Roma. Lei si trovava a coordinare questa cosa, lei è stata chiamata e ha avuto, diciamo, non questa idea, però vi abbiamo fatto vedere tutte queste cose, come le mettiamo in pratica? Allora, non è che fotografiamo in live, io vado a fare le foto al backstage a caso, le ha messo su una squadra, per cui c'erano 2 fotografi che si occupavano solamente del live, facevano solamente il live, lei si occupava solamente del backstage a modo suo, sapendo che io faccio backstage, cioè se vedete sul sito ce ne sono un sacco, ma io mentalmente so che lei fa quella cosa lì, e a me era stato dato da fare i ritratti, quindi i ritratti però ritratti, cioè non ritratti di backstage, per cui abbiamo strutturato il progetto e consegnato il progetto alla casa discografica in una maniera di questo tipo, no? Sì, sì, e c'era interessante, quando mi hanno chiesto questa cosa qua, secondo me anche era importante riuscire a mettere un po' in pratica quello che abbiamo un po' sempre criticato, no? Che tutti i festival purtroppo uno sempre riusciva soltanto a vedere e a vedere in live, che è anche importante perché è quello che è forte, insomma, da raccontare. Perciò in questo caso qua ci hanno affiancato 2 fotografi, uno è Daniele Bianchi, un fotografo di Roma, e l'altra è Elisa Bono, una fotografa di Pordenone. Vabbè, insomma, sempre interessante comunque i loro lavori. Invece a me interessava che Ilaria facesse una documentazione, dei ritratti a tutte le persone che hanno collaborato nel festival, cioè non solo i musicisti, se no i tour manager, il ragazzo che vende le magliette, e il ragazzo che monta i palchi, i luciai, e fonici, perché secondo me sono tutte persone che sono parte di una realtà e che riescono anche a farla vivere. Perciò è stato interessante anche che ci sia questa cosa qua. Dico, io mi aspetto che ci sia un Davide Toffolo nei ritratti, però per esempio lui era uno dei videomaker che c'erano in quel momento lì, oppure lui vendeva le magliette, però nel contesto generale queste persone qua sono anche molto importanti da essere tenuti in conto e fotografate. E questo è stato un lavoro anche molto interessante e molto complesso da essere portato avanti, anche se nell'editing non si percepisce. Cioè, voi le vedete così e sembrano foto quasi fatte in studio. In realtà il tentativo era cercare di dare un'unità e un'uguaglianza alle foto, ma in realtà eravamo in un festival, quindi prendere come punto di riferimento il fondo di un gazebo bianco, andare a cercarsi i musicisti quando scelgono dal palco, prima che salgono, portarseli lì, avere 2 minuti, perché ti danno 2 minuti perché che gli frega, e riuscire a fare quella foto lì. Quindi quello è un punto di vista diverso e che può essere interessante. Sei in un festival, sei nel backstage, ma non fai il backstage. Cerchi 2 punti stilistici, 2 che ritornino in tutte le immagini per dargli unità e scatti. Poi magari in questo caso le foto sono 64, però abbiamo messo qualcuna di esempio, cioè di far vedere come c'è il frontman di un gruppo che in questo momento spacca in Italia, e subito dopo c'è il suo backliner, che è un ragazzetto di 18 anni. Cioè il lavoro era un po' far vedere tutta la squadra e tutte le professioni che ruotano là intorno, no? C'è Davide che fa il suo show mascherato, e c'è Lorenzo che è di nuovo un videomaker di 20 anni che riprendeva live. Quindi abbiamo cercato di far vedere un pochettino, di fare una copertura diversa più che altro, semplicemente. No? Sì, dopo qua non è che c'è stato montato un piccolo studio né niente, questo sì, è semplicemente... Sì, no, te l'ho detto. Ok.
scusa. E vabbè, dopo io ho fatto tutti i backstage, un po' perché quando hai questa cosa che devi consegnare il materiale, i backstage, anche se è la cosa che tutti un po' vogliono fotografare, è molto complesso di riuscire a fare, no? Per quello che ho detto prima, insomma, devi anche avere un rapporto col musicista. E non devi aver paura di avvicinarti, di fotografare, perciò io avevo fatto anche tutta questa copertura. Ops. Basta, no? Okay. Se avete qualsiasi tipo di domanda, ce la fate, se no abbiamo finito. Mi guarda? Sì, non voglio farvi conti in tasca, ovviamente, però è difficile campare, tra virgolette, di fotografia musicale. La mia esperienza è che io ho fatto un po' una ricerca, cioè... Oh, no, certo, giusto. Io ho fatto una ricerca, cioè ho lavorato per 2-3 anni con molti dei gruppi che hai visto. Quindi avvicinandomi prima in live, entrarci in contatto, quello che dicevo prima, quindi soldi zero. Entri in contatto con i gruppi, fai foto promozionali, vieni pagato. Certo, per fare uno stipendio di una persona normale con gruppi di questo tipo ne devi fare 4 al mese e all'inizio non succede, quindi fai 2 gruppi e continui la tua professione di fotografo a 360 gradi in altri ambiti che possono essere più commerciali. Fai 3 anni così, ti crei un portfolio, un immaginario, il lavoro è sempre di, almeno io ti parlo del mio caso, il lavoro è sempre di più, ti chiama un gruppo, vede l'altro, copertina, questo, quest'altro, finché hai un portfolio di un certo tipo e nel mio caso inizi ad andare alle riviste, a farlo vedere, guarda io faccio questo, oppure magari lo sanno già perché poi alla fine molti dei gruppi in Italia girano, no? E quindi inizi a scattare per le riviste, cioè io adesso nell'ultimo anno sto iniziando un pochettino a lavorare per commissionato e faccio altri tipi di personaggi anche se vuoi, no? Quindi magari per XL, per Rolling Stone, per il Venerdì, piano piano la mia è una crescita di questo tipo e poi vanno sempre per parallelo, poi è ovvio che è tutto così ed è una crescita un po' lenta, no? Almeno non lo so. Però quello che dico io è che secondo me è molto importante crearsi un immaginario dico personale come fotografo, un'estetica che sia molto riconoscibile. Quindi nel mio caso, per esempio, lavorare per 3 anni solo con le band a fare foto di musica mi serviva a far vedere un mio stile, un mio mondo, no? Per cui adesso anche se mi chiamano magari per fotografare un regista o uno scrittore, che ne so, a Maniti per la rivista, sanno che lo faccio con quell'estetica lì e con quel gusto lì, capito? Quindi so anche che non è che mi snaturano, non è che mi mandano a fare il personaggio X che non c'entra proprio niente con le mie corde magari, no? Però sono tutti percorsi diversi, sono scelte, sono ricerche, non lo so. Vabbè, è difficile, non è che ti dico che è facile o che... Annichilimento. È una bomba, ti pagano tu. No, c'è da dire una cosa che secondo me è importante, che questo lavoro è condizionato anche molto dal paese in cui siamo, cioè in Italia la musica funziona in una determinata maniera. Ora è inutile ragionare se nascevo lì o se nascevo qua, però lo stesso tipo di scena e lo stesso tipo di gruppi in Inghilterra e in America hanno un budget diverso, c'è un mondo diverso, c'è un'attenzione diversa. Per cui se tutti questi fossero super famosi io guadagnerei il triplo, però non è così, cioè è anche relativo al mondo in cui uno un po' sta, questo. Sì, dopo anche proporsi un po', non so, io lo dico per la mia esperienza, nel senso che tante cose che ho fatto io ho detto, oh, dai, non è che ti serve andare a coprire questa cosa qua, vengo con te, facciamo. Ok, tu all'inizio, un po' come diceva Ilaria, inizia a fare, dopo capiscono quello che fai, però è importante anche proporre, non so, in quello che faccio dei piccoli, dei format, no? Perché ti stanno portando, però ti devi muovere te, secondo me non sempre devi aspettare che la gente ti chiami. Certamente quando la proposta la fa una persona nella quale ha costruito tutto un immaginario è un pochettino più facile che accettino la tua proposta, no? Però è anche interessante secondo me capire questo, che ti devi anche muovere un pochettino te per proporre delle cose. Tanto.
Sì. A me se non piacessero questi gruppi non lo farei perché cioè farsi il fake cioè, non vale la pena, no? A me la collaborazione nasce proprio da quello, forse nasce paradossalmente quasi da fan, no? All'inizio, cioè c'è un progetto che ti appassiona, ne vuoi fare parte, quindi lo inizi a seguire, quindi è una condivisione anche di intenti un po'. Per me sì, cioè io ho fatto. Succede perché lavoro è lavoro, quindi sarebbe anche sbagliato fotografare solo gruppi che ti piacciono, non dico questo, però almeno all'inizio ti avvicini a mondi che ti interessano, secondo me, di cui vuoi far parte, sì. Certo. Certo, uno da qualche parte deve partire e secondo me identificare una scena. Sì, no, ma io ho fotografato Guccini che per dire grande stima, però non l'ho mai ascoltato. Cioè, per esempio, ho fotografato band che non. Sì, no, certo. Però inizialmente uno si approccia al mondo che gli interessa, secondo me. E anche identificare una scena che ha un pubblico di riferimento è molto importante. È un po' strano nel lavoro che facciamo noi con questo tipo di gruppo, perché magari chi li segue è uno zoccolo duro, però grosso, è la gente che poi alla fine va ai concerti e poi se incontri uno per strada e gli dici 10 dei nomi che fotografiamo noi, magari ne conoscono due. Però non lo so, sono anche un po' scelte di tiro, di stile, a me di creare il mio portfolio, il mio immaginario fotografando band metal o artisti neomelodici non mi interessa in partenza, poi magari dopo nella mia ricerca mi può interessare, ma in partenza mi avvicino a quello che è più nelle mie corde, no? Credo. Io ho fotografato pure Gigi D'Alessio, lascia perdere. Cioè, per una pubblicità, però per dire che non è che uno poi fa lo schizzinoso, però. E l'ho detto in streaming. Facciamo una piccola pausa. Ma per me abbiamo. Sono quattro. Ah, ok. Ok, ok. No, ma è la pubblicità del comune di Roma, cioè ti chiamano, ti dicono fai una cosa. State scappando. Ho visto il tratto degli Allegri, no, degli After Hours, l'ho visto, si è fatto le finali, eccetera, però non sono. Ora ci conosciamo. Oh, non lo so perché ho fatto pure le foto promozionali per loro. Pronto? Ok. Allora, prima di vedere se qualcuno ha delle immagini che ci vuole far vedere, parlare insieme di perché sì, per se funziona, se non funziona, cosa si può migliorare. Prima abbiamo interrotto un po', cioè abbiamo avuto un malinteso, quindi se qualcuno aveva altre domande prima dell'interruzione, siamo tutti seri, tutto a posto. Ok, allora iniziamo a vedere un po' di foto insieme, facciamo prima chi ce l'ha in cartaceo, così. No, dici, ok. Allora, cioè, non funziona. Questo è l'ordine di lettura, ok, allora ce le sistemiamo sul tavolo. Sì? Un altro? Ok. Ah, così le spogliamo. Sì, meglio, giusto. Ci vuoi dire qualcosa intanto? Sono tutti live, sono di gruppi, è un portfolio live misto, è di un gruppo di. Quindi è un tuo portfolio live. Ok.
reazione dai tavoli. Se vi volete avvicinare. Per vedere le immagini. Però lasciandoci un po' di spazio per sistemare. Vediamo se c'entrano tutte, se no capiamo come fare. Vai. Si c'entrano tutte. Sì, c'è una. Ok. Ma raccontaci un pochettino, cioè, questi sono live infatti. Mi sa che devi parlare con, lo so che è brutto, però è per loro. Una curiosità pratica, sì. Scatti da in mezzo, cioè pratica, serve anche per capire poi scatti da in mezzo al pubblico, quindi arrangiandoti tu o riesci ad avere dei pass per stare sotto palco? Cioè tipo quell'immagine è fatta immagino sotto palco e altre sono... No, ok. Era Italian Wave di 2 anni fa qui in Salento, mm-hmm. a Lecce, ed era assolutamente vietato fare foto. Ok. Okay. Quindi l'ho fatto di nascosto in mezzo a degli amici che nel pubblico mi coprivano dai. Però tutte queste altre immagini sono da un punto di vista, diciamo, privilegiato, facile o no? Ok. Ok, quindi parliamo comunque di una condizione di partenza comunque no, non facile. Ok, ok, ok. Ok. Come vogliamo procedere prima, secondo te? Su un discorso di edizione, nel senso come sono presentate, che già... Oppure su cosa, perché sì, perché... Sì, perché non è che appartengono a un progetto unico, no? Beh, però anche presentare un portfolio live, no? Sì, sì, ne rimane insieme. Ah, ah, no? C'è Nazario che ti sa... Sì, esatto. Allora, secondo me innanzitutto ragioniamo su una prima cosa, cioè se tu presenti, al di là della qualità delle singole immagini, no? Se presenti un portfolio, stai presentando non delle immagini singole, slegate, ma stai presentando un'unità. Anche se non è un progetto unico, stai presentando comunque una serie, no? Quindi devi avere un inizio, una fine, una cadenza, una sequenza che funziona. Quindi perché hai iniziato con quell'immagine piuttosto che con qualcosa che ci introducesse di più, per esempio, no? Banalmente, sì, direi, no? Sì, cioè, l'ordine delle fotografie sono assolutamente importanti anche perché ti aiutano anche a rafforzare una fotografia e tu anche sempre devi pensare comunque in una sequenzialità, no? Cioè in un insieme, però anche in una sequenza che comunque un ritmo di lettura, no? Perché io parto da lì, dopo trovo questo, no? Allora stai creando due punti di tensioni all'inizio e alla fine e questa cosa qua deve essere controllata, no? Se c'è deve essere voluta proprio, no? Non può essere a caso, perciò
oltre la scelta dei singoli scatti che devono essere forti per il tipo di immagini che ti stai presentando, tu devi anche capire che quando uno presenta un portfolio un'immagine deve essere dopo un'altra per una ragione in particolare, no? Questa cosa qua deve essere, anche perché iniziano a dialogare fra di loro, no? Esatto. E questa cosa qua è importante da, noi da far caso per il conto nelle prossime volte che presenti il materiale. Noi possiamo provare a costruire questo materiale qui come se fosse una storia unica, cioè tu non devi immaginarti che questi sono tutti artisti diversi, no? Perché ragionando così ragioni sullo scatto singolo, cercare di ragionare come può funzionare su una sequenza. Una volta fatto questo, poi velocemente capiamo quali foto funzionano e quali no, perché ce ne sono alcune che sono interessanti e ci sono delle cose che sono interessanti, altre che proprio cadono subito. Partiamo dal presupposto che no, siamo dirette e siamo oneste, sennò non serve a niente, no? Ok. Quindi dicevamo, queste due foto sono evidentemente due punti di vista diversi e di ingresso o uscita, no? Perché abbiamo un palco da lontano, no? Sì, si capisce anche, no? Che sono cose molto simili anche. Qui ci collochiamo in un'ambientazione, in uno scenario, cioè sappiamo qualcosa, nelle altre anche lì volando, no? Un po' di più. Quindi idealmente secondo me. Sì, alla fine. Situazioni qua sono complesse perché vedi ok che c'è lo scatto di musicista, però inizia a vedere quelle due linee troppo forti che disturbano tantissimo l'attenzione su di lui, no? Perciò occhio quando c'è, cioè, quello che dicevamo un po' prima, no? Il musicista è inserito all'interno di un palco, perciò tutto quello che gira attorno a lui comunque mi sta parlando, non devo solo concentrarmi in lui, no? Cioè, la fotografia è questo, no? Tu comunichi da tutto quello che c'è dentro, è ovvio che dopo io so che vuoi concentrarmi su di lui, perché comunque è anche una dimensione sulla fotografia, però ci sono tutti gli elementi che uno deve assolutamente controllare. Io per questo direi quindi che uno scatto tipo questo non ti funziona all'interno di un portfolio, perché io da esterna ho la sensazione che tu l'hai messa perché lei è la cantante dei Baustelle, quindi è un gruppo famoso e quindi serve, ok? Però la foto, lei è in una posizione un po' innaturale, non è, ha il microfono che le copre mezzo il volto, non sta cantando, non è in un momento di attesa, cioè sembra semplicemente una foto messa lì per testimoniare il fatto che quella cosa c'è. Quindi è chiaro il concetto, il perché, no? Cioè, se tu la levi da questo discorso, questa foto da sola funziona? No. Se la metti nel discorso ti funziona, è funzionale al racconto? Neanche. Quindi, per quello cade, se posso. Facciamo. Continua, vai. Secondo me, nella stessa maniera, anche questa. Ho la stessa sensazione, no? Che lei è un personaggio importante e quindi la vogliamo avere qui. Ora, al di là di un discorso, io parlo di un discorso meno tecnico, quindi non è che ti dico la foto è più o meno sottoesposta, c'è luce, non c'è luce. Comunque, o ho un primo piano molto stretto che mi racconta qualcosa di lei, che può essere la sua forza, no? Sta bocca enorme, la sua carica, non lo so, così, con il discorso degli elementi, no? Mezza paletta della chitarra e mezza cosa, anche lì bisogna capire come farli entrare questi elementi, cioè questo doveva essere uno scatto molto più stretto, quindi proprio un close up, che poi magari tu mi dici c'è un limite tecnico, no? Magari di tele, di non tele, certo, io però ti dico no. Oppure a quel punto c'è un limite, prendiamo un po' più informazione. Non dico tutto il braccio, tutte le mani, ma anche semplicemente, no? un inizio di chitarra per dargli un taglio un po' più a metà busto, no? Per cui anche, secondo me, per questo questa cade e soprattutto
questa vicino a questa, questa è molto più forte. Cioè se io devo avere lei in, all'interno di un lavoro, questo mi racconta molto di più, mi dice, mi racconta la sua fisicità, la sua interazione, no? E anche quello, come gesto è più interessante, no, da, da vedere. Anche quello farei attenzione in una selezione mista di portfolio a far tornare lo stesso artista, cioè sempre scegliere quella più forte, perché poi quando le metti vicine, secondo me, no? Ok. Ho anche scatti che si iniziano anche ad essere simili. Molto simili, no? Nell'inquadratura, nel capire che comunque è il musicista isolato, perciò non riesco anche a capire quello che succede un po' dietro, no? Non ci sono luci o qualcosa comunque interessante, forse indipendentemente da che a volte uno ovviamente nei portfolio ha bisogno di mostrare certi certi musicisti, no? Però anche interessante mostrarli un po', come abbiamo detto prima, in un modo un po' più ricco, no? Perché se no ho quattro scatti con la stessa inquadratura, lo stesso fondo, perciò in un punto se non colgo un gesto che veramente mi spacca, faccio difficoltà a, a fermarmi a guardare un'immagine. La domanda è perché io devo fermarmi a guardare questa immagine invece di un'altra, cosa in particolare questa immagine ho qua che l'altra non ce l'ha. Anche questo parte, no, del, del racconto che tu devi fare. Anche fare attenzione al fatto che il portfolio deve essere la tua capacità di cogliere delle cose e di interpretarle, non una, un elenco degli artisti che hai fotografato, no? Quindi se tu hai fotografato un artista che ti piace un casino, però la foto, magari come quella dei Baustelle, non funziona, la leviamo, perché, no? Tu puoi anche farmi un portfolio live tutto sullo stesso gruppo, che magari è pure sconosciuto, però cogli delle cose, no? Quindi quello è importante, secondo me. Quello che diceva Cecilia sugli scatti simili, questi due per inquadratura e per ambientazione, trattamento, quello che vuoi, comunque sono abbastanza scuri, abbiamo una luce naturale sul viso, non ci sono, no, colori o cose, sono molto simili. Quindi non sono funzionali entrambi, secondo me, all'interno di questa selezione, no? E secondo me quella che terrei è questa. Perché? Perché abbiamo, secondo me, no, un'inquadratura più pulita, lui suona, un accenno di espressione interessante, mentre qui abbiamo questa mano così, no? Che non funziona, perché, non perché, perché è mossa o perché è sfocata, ci può stare assolutamente, però ci può stare se magari è fuori dalla paletta perché so che ha appena suonato, se è un gesto verso il pubblico, così sembra che lei è un po', no? E poi il microfono dritto in faccia così, che copre tutta la bocca, è una cosa un po' strana da fotografare, è sempre meglio prenderlo un po' di taglio, no? Secondo me, oppure così sì, ma non col viso dietro, no? Perché ti nasconde, ti nasconde molto, secondo me. E vedi che, secondo me, cioè già occhio, però vedi che se restano solo le immagini che funzionano di più, secondo me già c'è un altro, un'altra estetica, perché spesso e volentieri è la foto che non funziona o che è debole che ti fa crollare tutto il resto, no? Per quel discorso, no, di edizione. Vabbè, quella... Scusa. Allora, secondo me abbiamo due cose diverse, no? Che è questo di interazione col pubblico che funziona molto, no? È bello lo scatto, cioè mi racconta... Mi racconta qualcosa, sì, no? Quello in realtà anche mi racconta qualcosa, però probabilmente... Ah, oh, ok. Sì, anche perché non... Grazie. Cioè questa, come, secondo me, come idea, come concetto, è importante, è buono, perché stai prendendo, non so chi sono... Dalla pelata, forse Negramaro? No. Come? Ah, la Nannini con? Infatti, vabbè, non era in senso, è un segno di... L'ho detto male, mi dispiace, sono pure in streaming, non lavorerò mai più. Cioè, l'idea è bella, è importante, anche perché sono due personaggi forti, quindi teoricamente, no? Però secondo me lo scatto forse è un po' debole, no? Noi stiamo sempre ragionando per il meglio, eh? Cioè non è che una foto non è un disastro, però voglio dire, no, non mi disturba neanche lui, perché è interessante vedere che altro succede sul palco, secondo me, no? Cioè il fatto che questo è un momento di fine o di cambio, quindi gli stanno staccando la chitarra, cose di questo...
purtroppo è il punto di vista che non è privilegiato, stando nel pubblico hai rubato una cosa che sembra uno scatto da fan. Avessi fatto, colto questo stesso momento da qua sotto, sarebbe stata un'altra cosa. Quindi fare attenzione, come dicevamo prima, a questi atteggiamenti, a queste cose, è assolutamente importante, funziona, ed è importante avere elementi di questo tipo all'interno di un racconto per diversificare, però va fatto meglio. Comunque interessante che hai, cioè non so se lo scatto, come detto prima Ilaria, più forte, però è interessante individuare già una situazione che è un po' più diversa da questa cosa qua, anche perché indipendentemente, scusami, inizia anche ad essere una delle necessità, no, del progetto proprio, cioè del racconto, no? Cioè, perché sì. Se no, come abbiamo detto prima, inizia ad essere tanto troppo uguale e ha bisogno anche di questa cosa qua. La vogliamo tenere per capire che arriva. È interessante che sei riuscita anche a vedere questa cosa, è interessante che tu capisca che anche è necessario che ci sia questa situazione qua. No? Sì, vedi il racconto come funziona, no? Cioè, se c'hai questo scatto qua, buono, lo vuoi tenere per far capire questa cosa? Sì, io lo terrei solo perché si capisca, okay, che e questa? A volte queste cose rafforzi questo, no? Se no diventa troppo tutto omologato e io però non da teatro, cioè, mi stai dicendo sempre la stessa cosa, se io non sapessi chi sono loro, per me è sempre lo stesso, cioè sempre la stessa inquadratura, sempre lo stesso sfondo, cioè non capisco perché li stai inserendo. Invece quando inizi anche a mostrare altre cose, ok, dico no, aspetta, che non sono in una sala prove con una lampadina che sta illuminato, sono dentro un contesto. Cosa? No, Fiumani, Federico Fiumani. E come no? Lui è molto più esperto di noi. Però l'introduco. No, va bene. Foto editor di professione. Guardando questo, che loro insieme, partiamo da qua per ora, no? Su queste foto, vedi che anche se hai lavorato in diversi concerti nell'arco di 6 anni, però nella costruzione del portfolio che ti stanno dicendo Ilaria e Cecilia, non mi ricordo mai il nome, sarebbe bellissimo stavolta. Orgoglio. È come se stessi facendo il racconto di un unico concerto, no? Cioè gli scatti messi così, guardali solo da questa, lo vedi che ti raccontano la storia di un concerto, cioè potremmo addirittura lasciarci anche questa. Sì, sì. No? A metà per... Sì, dove vuoi, perché sì, quello comunque è un momento d'attesa, ci sono quelle luci, ci riportano a questa, no? Certo. Queste esplodono e alla fine c'è il pubblico in delirio per il concerto, quindi in realtà quella puoi scegliere, adesso al di là di notazioni tecniche che io non mi metto a fare, parlo del, come dire, della costruzione, no? Sì, esatto, perché sennò vale quello che avete detto qua, ma quella la teniamo in quello che c'è. Esatto. Però ci sono... Ma nella mia idea di costruzione, perché io non l'ho mai fatto, quindi sono autodidatta, quindi certo, è la cosa più difficile da certo capire come... Certo. La mia idea era quella anche di mettere del backstage, tipo quando costruiscono il palco o dopo, che ce li ho anche, però pensavo, magari veniva anche chi se la frega. No, no, quello no, secondo me anzi funziona, però ragionando nel... Sulla storia di sì, un concerto X, che sì, sì, quello piuttosto che quell'altro. Sì, sì. Ma anche lavorando su questa linea qua, come ha detto lui prima, cioè, non è che adesso devi andare a coprire altre situazioni che forse non sono parte del tuo interesse, forse è anche interessante che tu capisca che è assolutamente valido fare un portfolio su questa cosa qua, però è anche interessante cercare di capire che ci sono diversi momenti anche all'interno del live che devi iniziare a fare attenzione, anche il rapporto col pubblico, quando sta finendo un concerto, quando proprio è finito, no? Che la gente sta girando, forse questo è quello che manca, no? E così non inizia, come abbiamo detto prima, essere troppo ripetitivo solo questo, cioè il live è anche questo, perciò tu devi fare un passaggio, no? Sì, ma secondo me anche ci sono degli scatti live che sono nettamente superiori ad altri, no? Per cui messi vicino ad altri perdono forza perché tu diluisci il lavoro. Visti da soli hanno, no? Hanno molta più forza. Cioè queste sono due foto valide, no? Che se le mettevamo vicino alla foto della Donà che abbiamo levato prima con la mano così, perdono, no? Mentre invece
questa è una linea interessante, no? Comunque qui stai raccontando cose diverse, qui lui canta, anche una cosa in mano, una chiave, cioè interessante. Lui, una croce, lui suona, questo è un punto di vista frontale, questo è un profilo, quella è un'interazione, quello è un primo piano, con i limiti secondo me puoi ottenere quella stessa immagine meglio, no? Qui abbiamo interazione con il pubblico, ma inizia ad esserci una varietà e un'organicità di quello che vuoi raccontare, che è il live. Quindi le immagini che abbiamo levato indebolivano questa cosa qui e non aggiungevano nulla rispetto a questi scatti qua, mentre invece questi sono quelli che terrei, su cui la linea su cui lavorerei, no? Anche nel singolo scatto, però, in capire che un'immagine dialoga con un'altra, no? Nel momento che tu riesci a capire questa cosa qua, che succede, anche succede quello che ha detto Ilaria, no? Una foto forte insieme a un'altra, ti potenzi. Se tu non capisci questa cosa qua, anche gli scatti buoni cadono. Tu devi pensare in tutto questo insieme qua. Sì. Anche forse per, avendo questa premessa in testa, ti aiuta anche nel momento che tu stai editando, che tu dici ok, questa foto sì, questa foto no, quindi ti aiuta anche a inserire altri scatti che magari hai lasciato in parte per questa volta qua. Secondo me questa è una selezione buona, con la riserva che ti dico, che secondo me se tu devi lavorare su questa cosa per presentarla meglio, rilavori su questo, questo e questo, e fare la stessa cosa meglio, cioè un'interazione di questo tipo che è interessante. Uno scatto così che è molto classico, però ci deve stare fatto bene e lo puoi fare meglio, perché è sottoesposto, perché non è particolarmente emotivo, perché no, però va bene, è giusto. E quello lì, cioè tirare fuori un primo piano, uno scatto più ravvicinato che funzioni di più, mentre secondo me quelle tre comunque funzionano, vanno bene, questa anche, no? Certo. Cioè l'immagine di apertura, quale potrebbe essere? Perché uno magari potrebbe pensare a quella dove c'è appunto il pubblico che sta aspettando i Kaiser Chiefs. Secondo me no. È stata messa in mezzo perché secondo me non è un momento iniziale. La band è già sul palco, sì. Noi siamo dentro al pubblico, non avendo uno scatto di introduzione, cioè più esterno da mettere, secondo me funzionerebbe di più mettere, non lo so, un musicista, no? Che ne so, una cosa di questo tipo, secondo me. Cioè un momento un po' statico per il quale lui può appena essere salito sul palco e sta dicendo le prime, anche se si vede che è sudato, che è già un po' sfatto, però dico come racconto, no? Questa? Non lo so, questa è già molto, sei molto nel piano dell'azione, no? Secondo me è interessante iniziare, non è importante che sia l'inizio del concerto, ma per dare forza anche a una cosa come questa, iniziare con una situazione di calma, un po', no? Di introduttiva. Poi io per casualità non pensavo di farlo vedere, però io ho il mio portfolio live sul computer, poi lo faccio vedere anche, poi me lo distruggo. Però, cioè, no, nel senso che... No, in senso... No, me lo risulta sbagliatissimo, no, me lo critichi per migliorarlo, no? In critico in senso costruttivo, ho sbagliato, ok. No, hai capito cosa voglio dire, scusami. Caso, sì. Io a parte che non faccio queste cose perché mi sento sempre in difficoltà col poco tempo che c'è, la poca interazione. Certo. Però parto sempre da quello che vedo davanti, no? Che appunto può essere un esempio che ti aiuta anche se non c'è materia vera, no? Per strutturare, esatto, certo. Cioè quello che avete fatto esattamente voi qua, per cui è la stessa, certo. Cosa. Sì, tutto uguale. Così funziona. Esce fuori da sola, anche se invece ci sta dentro tu. Secondo me così funziona. Inizi, no? Introduci il tema con una situazione di calma. Azione. Sguardo di qua, sguardo dall'altra parte, immaginatela in serie, no? Sempre fare attenzione che gli sguardi non siano tutti diretti da una parte, no? Se vedi lui guarda di qua e lui guarda di qua, e stessa cosa qui, no?
è interessante, quindi iniziamo, raccontiamo, vediamo dove siamo, ci allarghiamo, interazione, stretta, azione, azione, chiusura. Se ti ricordi come l'hai presentato all'inizio il lavoro, abbiamo levato delle cose, abbiamo spostato, se lo vedi da di qua, secondo te acquisisce forza, valore gli scatti che... no? Se ci avete... che dite? Ok. Le rimettiamo, te lo rimettiamo pure in ordine. Ok. Chi vuole... c'è qualcun altro che vuole far vedere? Posso approfittare di voi? Sì, c'era, ah, va. C'era lui, poi te. Ok, super. No, era solo per... Sì, non lo intendete come un portfolio vero e proprio, okay. Strutturato come una storia dall'inizio alla fine, è più che altro una semplice serie di scatti, la maggior parte dei quali ritratti comunque. E la maggior parte dei quali ritratti? Comunque, ok. Sì, alla fine. Però funziona che tu ci dici questa cosa, perché tu ci dici... Sì. Questo è un portfolio di ritratti. Sì, allora noi ragioniamo, che però comunque si può lo stesso. Quello che volevo far capire è che il nostro non è che è necessariamente una storia cronologica, è un'edizione, cioè un sistemare le foto, perché una a destra, perché una a sinistra, perché prima quella o quell'altra, in maniera che funzionino insieme nella totalità, no? La stampa non è proprio professionale, no? No, va benissimo, cioè in questo caso va benissimo, però quello che diceva Nazario prima, di fare attenzione quando presentiamo una cosa, che abbiano tutte sempre lo stesso formato lo stesso trattamento, no? Purtroppo non è da presentare, no va benissimo, è un'informazione però certo. Da dare, no? Ti aiuto? Così forse andiamo più... Oh, no, mi sa che ci siamo quasi. Vai. Quindi è quello che pensavo in realtà. Come? No, vai, giusto. Aspetta, cerchiamo. Sì, no, cerchiamo di metterli in maniera che si vedono tutte, perché sennò. Sì, ragazzi, grazie. Sono serio, cioè ci sono portfolio molto più insomma, corposi, Ok. Lasciamo qualcosa fuori, infatti. No, se. Quante sono ancora? Sì, si tiene in perfetta media, cioè non. Va bene il tempo per togliere la prova. Non so più dove metterle, però se volete siamo anche a quel punto. Quanto? No, dai, però... Cerchiamo un altro supporto, forse? Non ti tedio più, No, c'è. Ho iniziato troppo tardi, purtroppo. No, vai, finiamo. No, ci siamo. Ci siamo, sono queste, sicuro? Ok. Basta, solo queste. Io come concetto forse leverei prima quelle che non vanno bene, che sono forti, così da ragionare su quelle che funzionano, no? C'è una vita sociale. Dimmi se sei d'accordo con me in quello che... Allora, mi dici il tuo nome? Fabio. Fabio, ok. Ma lo dobbiamo vedere come ritratti, no? Sì, diciamo che è più o meno quello che cerco di fare. Funzione di là, più... Sì.
Ok, io come azione farei prima che leviamo le foto, come abbiamo fatto lei, deboli, per poi lavorare sulle cose buone, diciamo, perché secondo me certe cose cadono. Allora, la prima che ho visto è questa, secondo me. Sei d'accordo, Ceci? Ok, questa qui. Perché? Secondo te, per tutta una serie di motivi, non è tanto la presa dal basso, è che comunque hai già c'è un microfono in fronte e per quello no? E poi il taglio, no? Hai tagliato il braccio tanto, no? Non abbiamo abbastanza informazione per... Ok. Quella là, quelli quella con la mano? Questa. No, quella su, in alto, sì. No. Questa? Secondo me no. Cioè, secondo me sì, ma per un altro motivo. Cioè, a me personalmente l'inquadratura un po' dal basso non dà fastidio, perché mi entra pure nel no. È il taglio, uguale. Questa foto era perfetta se c'avevi anche il gomito. Qui c'hai un polso che spunta da sotto, no? Cioè, le luci, l'esposizione, il momento è bello, l'espressione sua pure. Però manca un pezzo di foto, no? È un po' aria sopra, anche una bella. No, l'aria sopra no. È più il senso che manca, secondo me, lasciare sempre un po' d'aria sopra, soprattutto negli scatti di musica, invece funziona molto, no? Ok. Secondo me questa, per gli stessi motivi, anche per quello che dicevo prima, di tenere magari l'artista una volta sola, già come linea, però comunque le vedi vicine, cioè questa funziona, no? Questa è... Io eviterei sempre, non è che uno deve prendere sempre il punto di vista dritto, però vedo che tu questa cosa la fai spesso, fare attenzione a storcermi tanto, perché non lo so, non è un... Cioè, comunque lui sembra che sta cadendo. Sdraiato, cadendo, no? È un po' strano forse come... Come tipo di reazione, come poteva andare meglio, per esempio? L'angolazione. Secondo me... Questo scatto qui, secondo me lui è un momento statico, sta raccontando qualcosa, vorrei vedere la sua fisicità, no? È giovanotti, lo vorrei vedere magari in una verticale in cui vedo le sue spalle, finisco di vedere com'è vestito, no? Finisco magari dritto, con un po' d'aria sopra, se c'è un faro interessante, magari un pezzo di luce. Questa l'avrei vista come uno scatto, ecco, più tipo quello di... Mi passi quello di Samuel? L'avrei vista più come una cosa di questo tipo, no? Secondo me. Okay. E poi secondo me anche questa ha malincuore, nel senso che l'espressione è bella, è molto bella. Funziona. No, non c'entra niente. In realtà è musica, è interazione, va bene. È lo stesso discorso del taglio, della mano, cioè questo... Era da dare forza, secondo me, a questo gesto, no? Che è caratteristico della foto. Invece così lo castri, no? Tagliandolo così, secondo me, no? Mentre lui è molto espressivo. Cioè, quello che dicevamo prima con le sue foto in alcuni casi, no? Che un elemento, o gli dai lo spazio per farlo diventare forte e caratteristico della foto, se no lo leviamo, le vie di mezzo rischiano di essere pericolose, no? Cioè questa o è un mega primo piano, occhi, non lo so, una cosa così, oppure qui dobbiamo vedere, secondo me, questo gesto, no? Sì. No, o è un mega primo piano, gli occhi. Cioè. No? Se tu facevi qui questa cosa, avevi l'espressione, no? Però la mano. Sì. Ok. E poi secondo me qualcuna c'ha qualcosa lì un po' strano da capire. Allora. Cosa funziona? No? Okay. Ah, innanzitutto secondo me, scusa, io leverei questa. Non perché non è una bella foto, ma perché proprio non c'entra nulla. Sì, no? Nel senso, se ce n'avevi, no, lo so, se ce n'avevi altre, parliamo all'interno del portfolio, no? Magari poi la commentiamo a parte come uno scatto, però se ce n'avevi altre 3 o 4 anche di band, così aveva senso tenerle. Così non ha senso, no?
questa. Per lo stesso, scusa, lo so che è brutto prima levare quelle, no, nel senso che sembra questa, quella. Per lo stesso discorso di prima, lui ha una gamba, no? È troppo, cioè, boh, è difficile, sembra che ha una gamba sola, sì. Cioè, se ci fosse anche solo un pezzo di ginocchio, forse, che mi aiuta di più a entrare, no? Così è proprio, sì, è tagliato in maniera, scusate, questa tagliata. Ok. Ma quella lì è dopo... No, è la luce così. È così. È... Strana, no? So che sembra, sì, una sì, post-produzione, sì. Ma cioè, queste luci un po'... Secondo me... C'è proprio un artwork o qualcosa, proprio la luce allora, del concerto che si parlava... Ci sono... Sì, però... Ci sono, secondo me, un'altra cosa. Questo è un punto di vista molto buono, è molto interessante, cioè tu sei più da dietro, sì. Mi fai vedere, vedo anche l'altro musicista, quindi funziona, lo possiamo anche tenere, però il discorso è lo stesso. Tagliata così cadrebbe in una mia ideale selezione di foto che spaccano, capito? Quindi, no? È troppo, cioè, non lo so, la vogliamo... Cioè, la foto è il punto di vista è buono, l'ingresso è buono, però secondo me abbiamo altro materiale più buono per concentrarci su quello. Però per dire, questa cosa qui funziona. Attenzione sempre a prendere un po' più di spazio, forse, no? A non avvicinarsi troppo. Per me più o meno ci siamo. Cioè, questa a me per lo stesso motivo un po' mi... però... È una cosa diversa, cioè uno strumento, no? Come? Ci sono due ripetizioni. Sì, sì, adesso le... Anche quella. Quale? Questa? No, quella era tu. Sì, però secondo me a me così estremo già mi dà meno fastidio. Tu dici? No, no, dite, è bello di parlare. Sempre per il discorso. Voi dite che per... Cioè, no, giù di brutto, Ok. No, no, sono anche poi discorsi di gusto. Secondo loro per lo stesso discorso, no, del, che in effetti è condivisibile. Leggermente più larga, avevi anche l'altra mano che pizzica le corde. Secondo me qui è interessante una cosa da valorizzare e da continuare su questa strada, la scelta dello spazio. Cioè lui a destra, tanto nero da una parte, funziona, invece della ripetitività magari del soggetto sempre al centro, ti dà molto movimento. Quindi secondo me questa è una cosa buona, no? Da, esatto, immagine dello stesso discorso, sei leggermente più lontano e noi vediamo questo gesto qui, la foto diventa più forte. Poi andiamo sì sulle ripetizioni, prima, no? Abbiamo due busta che sono belle tutte e due, quindi in realtà non so. No, sì, so. Ok. Secondo me lui si storce parecchio, Sì, 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 sì. Sono due foto che sono forti per motivi diversi, no? Perché quella c'è un gesto molto forte, quindi sei molto nell'azione. Qui il gesto meno forte, ma la cosa forte è che lui ti guarda, no? E c'ha quell'accenno così. Secondo me è molto più forte la prima. Ma anche per la luce, molto particolare. Questa è molto d'ambiente, cioè ti racconta molto una cosa. Qui è figa questa cosa qui, funziona moltissimo, però uno deve sempre fare attenzione a non concentrarsi sulla cosa che funziona e tenerla, perché c'è quella cosa, lo dico da, cioè, io se non ci fosse lui nella mia vita a selezionarmi le foto sarei una donna perduta, però nel senso che, no, le vediamo vicine. Questa ci racconta anche molto di più chi è il musicista, no? Che è molto caratteristico, lui ha questa tastiera che, con la molla di un camion, per cui la tastiera va avanti e indietro, e secondo me qui un po' si capisce il movimento. Poi l'altra ripetizione, era lui, l'abbiamo levata, a me era sfuggita questa, mi dispiace, che è molto bella, la luce, l'inquadratura e tutto, ma sta testa tagliata così, purtroppo, cioè... 2 centimetri. Ma nel senso non è voler essere puristi, perché nel senso voglio spiegare una cosa, che non deve esserci per forza tutto il corpo, tu per me lo potevi anche tagliare in maniera estrema, il problema è il come, no? Cioè è proprio diagonale, quindi c'è
un punto più alto, uno più basso, magari un taglio molto estremo frontale che parte dall'occhio, da qui, oppure che mi taglia, che ne so, la bocca, funziona, però così non mi sembra, quello che voglio dire è che non mi sembra voluto, cioè non mi sembra che tu hai scelto quel taglio perché funziona, mi sembra che la foto è venuta così, perché no? No, però per capire, diciamo. Però sì, no, vabbè. Pensavo che non disturbasse troppo il taglio, però sì, in effetti hai ragione comunque, che non è né un taglio estremo, neanche. Esatto, è una via di mezzo, capito? Sì, cioè la foto sarebbe stata molto più bella. E che non è uniforme, cioè esatto. Sì, 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 guadagna un sacco. Quello volevo dire io, esatto. Se fosse stato un taglio dritto andava, anzi andava benissimo. Anche perché sulle sullo sguardo. Anche perché sulle teste bisogna fare attenzione a fare questa cosa, a dettagli disomogenei, perché poi sembra che ha una prateria, no? Perché quando, no, quando va verso la, sembra che si apre una fronte, sì, no? Sembra un uovo, infatti, cioè sembra che abbia una fronte chilometrica, era normale. Però l'espressione, la luce, cioè è molto buona, perché questo è un momento, no? Sì, sì, è un momento sia dal punto di vista tecnico, al di là dell'inquadratura, che la scelta del momento. Concentrata su quello, certo. Il taglio delle mani che mi piaceva. Certo, certo. Sì, giusto, giusto. Ok. Cioè, adesso iniziamo ad avere, no? Del materiale che secondo me, visto da solo, secondo me ci sono altre due cose un po' che. Però inizierei a lavorare su questa cosa qui. Posso farti una domanda? Questo è di un live? È un backstage. Ah, ok. Ho fatto sia questa che questa, sono fatti i ritratti backstage. Ok. Questa qui? No, no, questa qui è un concerto. Quindi li mettiamo secondo me da parte. Sono tutti e due molto belli, tutti e due funzionano. Va benissimo, sono due cose interessanti, no? Lei è pensativa, quindi ti dà tutto un mondo suo. Questo è tagliato così, non mi dà fastidio, no? Alla fine è un taglio, cioè gli ho pure tagliato mezzo mento, però non è che ti dico gli hai tagliato mezzo mento, fammelo vedere. È interessante perché tutto si concentra sui suoi occhi, sul suo dente mezzo spezzato, no? La luce ti aiuta, quindi secondo me queste due vanno benissimo, però fanno parte un pochettino di un altro discorso che quindi lascerei un attimo in parte, no? È un po' questa qua forse da sì perché c'è quella mano, ma sembriamo dei pazzi, no? Vero, sembriamo un po' dei pazzi. Ma no, perché è vero, ci sono degli equilibri, è quello che dicevate prima sulle linee, così. Se non c'è equilibrio, quello lì sta lì, soprattutto Jovanotti con quel taglio, sta fermo e sospeso, e sta sospeso e non ha senso, no? Mentre... Sì, perché questa secondo te non ho capito il motivo. Perché non c'è la composizione, non è perfetta. Non è, cioè, a me è sempre dato molto fastidio quel microfono lì in realtà, di guarda, questa foto. Secondo me no. Mi piace molto l'espressione che è la foto non... sua, diciamo, come stile. Guarda che no, non dà fastidio il microfono perché no, c'è molto spazio, no? Invece questa nocca tagliata. Il gesto è bellissimo, è lei, no? È proprio trasporto. Vabbè, però... quelle sono mie. Sì, hanno bisogno un po' di quello che un po' è successo nelle foto che sono state scartate anche, no? Manca, cioè, forse anche riesce a cogliere quel momento lì che anche è una cosa buona. Però manca un po' d'aria, no? Che io già so che devo guardare lei comunque, però non è che sempre stringendo il campo fai più evidente questa cosa qua. Ma anche le cose che diciamo è per cercare di capire come nel futuro fare la stessa foto e farla funzionare di più. Secondo me uno scatto come questo, la cosa più importante è il gesto, no? Quindi secondo me lasciargli anche un po' di aria dalla parte del gesto, quindi dargli un po' uno spazio di lettura, il tuo occhio fa così, e lasciare qui, immaginati anche un pezzetto nero, come avevi fatto col chitarrista, cioè sta foto acquista, secondo me, mille punti anche, no? 1000 euro. 1000 euro, magari. Magari, no? Un po' stato spolpato adesso. Ah, qui c'è una ripetizione. E questa, va, secondo me, va bene e funziona. Anche se lui ha la spalla tagliata, eccetera, però no, a me personalmente non disturba particolarmente perché il gesto
è la tromba, no? Mentre invece qui lo stesso discorso, dal mio punto di vista c'è un taglio troppo diagonale, cioè lui mi esce dall'angolo, no? È un po' strano perché vedo questo spigolo proprio in pancia, no? E poi la tromba è tagliata. Ma i colori che ha sulla pancia, cioè rispetto a quella? Sì, sì, no, rispetto a quella, certo. Sì, 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 mentre questa è... Un po' sofferente. Suona la te la tromba. Secondo me sì. Ma credo anche per un discorso di... Anche per un discorso... Cioè comunque anche se ci fosse stata la tromba. E poi partiamo dal presupposto che stiamo giudicando, cercando di leggere del materiale che in partenza è buono, no? Quindi funziona e quindi cerchiamo di capire, cioè la foto non è che è sbagliata, però cerchiamo di avere un piano di lettura anche diverso, cioè non solo il taglio, anche l'attitudine, cosa ci sta raccontando. Cioè, qui è un musicista che suona, qui lui ha una faccia un po', no? Sì, un'attitudine più interessante anche qua, no? Mentre che questo sembra una cosa fatta un po' a metà, no? Per questo anche... Poi se dobbiamo andare, sì... Anche su un discorso tecnico, questa è perfetta, è esposta bene, qui abbiamo il braccio tutto bruciato, la fronte bruciata, la luce ci fa una specie di palla viola sulla pancia, no? Poi quella foto suona. Sì, questa, esatto. Foto canta, cioè è proprio la foto che mette in musica. Sì. Quella è sofferente. Dai. Anche qui ci avessi, diciamo, due ripetizioni, a questo punto... Sono molto diverse e secondo me qui funziona molto il personaggio, nel senso che se io vedessi un'altra foto di un artista così ti direi scartala perché l'hai preso un po' male, sembra che c'ha l'occhio a mezzo, sembra che c'ha un po' una faccia buffa, no? So che è Capossela, so che è lui, cioè mi sta raccontando, secondo me so che è ubriaco, no, nel senso, no? Sono due cose molto, molto diverse. Questa è molto estrema, sì. E lì entra un po' nel discorso mi può piacere, non mi può piacere, funziona o non funziona, però cioè, non mi sento di dire non va bene, perché non... Esatto, perché è un taglio molto, molto personale, cioè, ed è forte, secondo me, in un'ottica... Cioè, io lavorerei più su... Sì, su cose... Questa è bella, molto bella. Però bisogna dire anche perché quelle belle sono belle, perché sennò diciamo tutto perché quali sono brutte e poi le altre, va bene. Allora, io non farei un discorso di costruzione della serie, perché secondo me sono immagini molto slegate di ritratto, come dice lui, e qui non ha molto senso, no? Così perché abbiamo visto perché quelle cadono, secondo me... Questo, secondo me, è un esempio di primo piano molto giusto, no? Rispetto anche alla cosa che vedevamo con la... Non c'è più la ragazza di prima, no? Bellissimo. Cioè abbiamo proprio il movimento, il non so, il momento. Post-prodotte? Sì. Sì. Chi più chi meno, però sì, comunque sì. No, perché spesso nei live comunque cioè, già le luci aiutano molto a creare dei tagli. O sono luci di riempimento, era per capire qua, cioè proprio... Guarda, per assurdo forse quella almeno, questa volta è quella di Saturnino che è fuori. Ah, cioè è uscito così, quindi... anche questa, no? Quello che volevo dire quando faccio vedere questa foto, sennò sembravamo ossessionati dal taglio prima. Qui la foto non è tagliata perfetto bene, ma non mi dà alcun fastidio, no? Anche perché è la maschera che è un secondo riferimento, quindi prendi certo, certo. La maschera era già diversa. Ed è anche molto interessante, vedi, il microfono è posizionato bene, non c'era, qui bastava anche un minimo, anche se entrava, no? Invece così è proprio, è anche interessante per l'atteggiamento, noi sappiamo che questo è un artista che fa uno spettacolo molto da messa in scena, quindi averlo colto in un momento così di riflessione, magari era un soundcheck, magari non lo so, però comunque, esatto, secondo me è molto interessante. Quindi da quello che vedo come consiglio mi sembra di capire che tu sui tagli stretti, sui primi piani hai una tua visione e funziona bene, quello che devi stare attento è quando prendi degli elementi più ampi, no? Perché secondo me questo poi al di là che magari
lui è un po' rosso, poi quello è un fatto di gusto, però questo è un taglio che funziona, no? Perché è molto giusto, è simmetrico, poi le casse che spesso sono un problema, danno fastidio, hai cercato un po' di, no? La luce, è proprio giusto. Mentre invece, secondo me, questo, per lo stesso discorso, non la levo, perché no, secondo me, perché non è talmente tanto esagerata come le altre da dire no, non va bene, però secondo me è un po' più sbilenca, no? E anche sui tagli medi funzionano molto bene, è giusto. Funzionano anche perché comunque c'è un'attitudine, no? Un'azione che è anche interessante, non è solo meramente una cosa forte di inquadratura, sennò esatto. C'è anche un'azione. Hai scelto dei momenti. Per questo funzionano secondo me anche queste qua. Sì, sì. Sì, sì. E funziona anche perché hai quella cosa che dicevamo prima, che su altre foto ti abbiamo fatto notare che non andava bene, hai lasciato spazio, hai lasciato aria, cioè immaginati questa foto molto stretta con lui al centro, come quella di Patti Smith, che aveva un gesto anche Patti Smith, gli tronchi il gesto, no? In qualche modo, mentre qui c'hai aria, cioè lui apre e c'hai tutto uno spazio di lettura che dà forza alla foto, no? Stessa cosa. Qui c'hai un gesto e lasci un po' di aria al gesto. Quella è giusta, cioè la foto non è sbagliata, l'inquadratura è giusta, lui al centro, è precisa, sì, è un po' strana, quello non lo so, poi diventa un fatto di gusto, si sembra, però, nel senso, sicuramente le luci erano così, però forse un po' in post-produzione è un po' desaturato lui. Può essere? Perché l'effetto che ho io è che lui è grigio, è desaturato, mentre le luci, cioè dico proprio fisicamente, mi pare impossibile che lui ci abbia delle luci celesti, rosse, gialle e lui al centro sia in bianco e nero praticamente. No, magari sono delle luci. No, chi è? Ma poi l'hai fatta te, io non lo so. Sì, probabilmente qualcosa è stata fatta, però non una cosa estrema, perché cioè, tipo le luci c'erano, ecco. No, certo, però... Andate a rivedere poi magari l'originale, perché... Sì, no, per curiosità, no, perché nel senso che in questi casi, come secondo me nei gesti, è sempre meglio se c'è una cosa estrema enfatizzarla invece che cercare di normalizzarla, perché sembra strana, no? Quindi magari se lui aveva delle luci molto forti colorate addosso, io l'avrei esagerate piuttosto che cercato di far diventare diversa. Poi magari non l'hai fatto, dico, no, come estetica, no? Secondo me più o meno ci siamo. Ah, guardando ora tutto questo, che sono tutte immagini che funzionano, per me anche questa cade, è nettamente più debole rispetto a tutte le altre, per un po' tutti i motivi che abbiamo detto prima, taglio, eccetera, eccetera, no? Sì. Certo. Cosa pensi? Hai fatto un sospiro, no, di risposta. Dipende da cosa stai presentando in realtà. Cioè, lui sta presentando delle foto, se fossero state le foto di un unico concerto o di un unico festival o di un unico tour, come le cose che abbiamo fatto vedere loro prima, allora la tua affermazione avrebbe assolutamente senso. Qua probabilmente sono foto scattate in anni diversi, in luoghi diversi, sono artisti completamente diversi, quindi cioè è un portfolio di una persona che fa foto dal vivo. Quindi cioè, questa foto è naturalmente, lui ci diceva così, è naturalmente più saturata delle altre, perché era proprio il live che era... Ma anche senza andare a quell'estremo, no? Anche senza andare a quell'estremo, questi sono scatti, no? Secondo me funziona che in un portfolio ci sia alternato bene, poi di nuovo vi faccio vedere quello che ho fatto io 2 anni fa, quindi magari, però alternando colore e bianco e nero, la cosa importante è fare attenzione che il colore non sia alterato in maniera che si nota, no? Cioè, secondo me funzionano. Io qui solo vedo, però forse sono psycho io, come se gli avessi dato una tonalità di giallo sull'incarnato, sul...
per quello dico che queste sono super però per capire, perché magari invece nella post produzione sono piccolezze che uno non ci fa caso e poi le cambia, cioè queste sono foto molto naturali, funzionano, e se ci hai fatto la post produzione l'hai fatta bene, se le scattate così le scattate bene, a me non interessa, quello che mi appare a me all'occhio è che è una foto verosimile di un concerto naturale con un'attitudine bella eccetera eccetera. Un'ottima prospettiva. Sì 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 sì, quindi perché è l'unica adesso inclinata, prima erano tante. Ma sì. Secondo me lì ci sono delle forse quando si vediamo l'aria e quindi si fa un bilancio. C'è molto più equilibrio. Cioè, infatti, cioè, poi il gesto è completo. Cioè non c'è uno appeso che sta così. Lui avesse avuto le braccia chiuse, no? Ci sono, il gesto delle braccia e l'ampiezza lo fa maggiore, stare in equilibrio, come dicevi te prima, rispetto a quella che hai tolto, che un equilibrio lo tengono in piedi, no? Sì, sì. Gioca sulle due diagonali e quindi la trovi, no? Non resta una roba così che dice ecco quello si sta buttando dalla finestra. O lo stanno buttando. Anche questa secondo me è molto interessante come scatto, è un po' il solito discorso tagliato, quindi non lo so, però è interessante perché prendi un batterista un po' da sotto, no? Di solito i batteristi dicono sempre che sono figli di un dio minore, poverino, perché li mettono in fondo, cioè si lamentano sempre che nelle foto, però lui no, lui no, dico in generale, quindi infatti sarà la batteria che mette solo un esatto. Anche qui la teniamo, lo scatto è bello, probabilmente con un pochettino più di aria, con il gomito, con la mano sarebbe stata più forte. Quindi io continuerei a lavorare in questa direzione, l'unica cosa è fare attenzione quando inizi ad avere un materiale per fare un portfolio, quello che dice lui, questo non potrebbe essere un portfolio, perché secondo me è un po' discontinuo forse, no? Mancano delle... O comunque questa è una cosa che funziona tantissimo, ma magari si è anche ripetuta con artisti diversi, non esattamente nello stesso modo, dico un po' con quel taglio un po', con un taglio un po' estremo, un po'... Anche per capire che questo effettivamente è il tuo modo di approcciarti a una situazione, altrimenti capisco che una cosa isolata, no, e basta. Può diventare un punto di forza nel momento in cui tu hai tre scatti così in portfolio con quella cosa lì, alternati nel momento giusto in un racconto, diventa una cosa forte, così resta una foto singola bella, no? Mentre invece... Sì, no? Bravo. C'era un altro ragazzo, se non sbaglio, vero? Ciao. Secondo te lo possiamo attaccare al proiettore, no? È difficile. Non so se c'è internet. Ok. Perché così è un po' difficile. Decisamente meno dinamico rispetto a quello che abbiamo fatto. Guarda, solo di un... Proviamo a metterlo, sì. Essendo... No, no, la cosa bella è che non so se... Ops, scusate. Riusciamo ad aprire le foto. Questo, faccio una premessa, prima ancora di provare a vedere se riusciamo a navigarlo e tutto il resto. Questo è un reportage fatto al concerto di Daniele Silvestri, fatto a sei mani, quattro delle quali sono qua, siamo io e lui. Ah, ok. Giacomo. Quindi siete pluriautori, diciamo. Sì, di fatto, sì. Sarebbe bello però vederla proiettata, perché così si perde molto, è un peccato, perché certi scatti sono anche molto, molto belli. Forse... Internet, giusto? Sì, sì. Chiediamo... C'è qualche ragazzo del... No, no, appunto, dico, quello che serve è la password, io non ce l'ho. Apri semplicemente. Fai Safari? Sì, ma è che... Safari. Ah sì, è connesso, quindi dovresti poter navigare. Guarda, se vai a... Mi ha insegnato bene. Io quelli di Negrita volevo far vedere però. Ma c'è un senso di io quella. Dai, Giorgio. Io quello. Hai del materiale in pennetta o qualcosa? Ah, no. Siccome è... Scusate ragazzi. Fatta, come ti ho detto già, sei mani, eravamo a tre in quello che dicevo.
di fatto facciamo parte di un gruppo di una decina di persone che fanno live. Cerchiamo di fare questo, penso che diciamo molto una discrezione. Ho scelto questo semplicemente perché in questo ci sono delle mie foto insieme. Ho scelto di farti vedere questo reportage perché in questo ci sono anche le mie foto, oltre a quelle certo. di altri ragazzi. Ce ne sono anche altri, ovviamente possiamo scegliere, ma se riusciamo a collegarci. Sì, sì, quello che vuoi tu. Sicuramente se un lavoro a più mani. A più mani diventa più coordinato insieme, nel senso che ci siamo dati bene o male dei compiti durante il live. Chiamare Roberto, forse lui lo sa. Roberto Martina, dico, no? Sì, no, ma è assolutamente a pagamento che sta parlando. Ah. Qua la sto prendendo quella della... un portfolio abbiamo fatto. Dico che ci manca un portfolio da vedere, abbiamo fatto, così no, vi sistemate le cose. Tranquillissimo, veramente in aria, sì. Anche perché siamo un po' rapiti sul set di Labro Foto. Okay. Quindi ho fatto delle foto a Flavio e Francesco, l'hanno fatto dei ragazzi, sai quegli 8 per ragazzi disabili che sono venuti prima, non li hai visti? No, forse stavo già qua. Ho fatto le foto lì. Funziona? Sembra. Ok. Ci siamo. Ceci. Purtroppo è un po' difficile questa cosa, molto difficile. Dico come... Cioè, avete visto un po' qual è il processo di capire se un portfolio funziona, non funziona, vedere, spostare, muoversi. Quindi il click sull'immagine e tornare indietro purtroppo è un po' complicato, non so bene come lo riusciamo a fare. Magari è... Secondo me... Cioè sì, però visto grande così, forse se noi non le apriamo, sì, ma abbiamo quell'idea un po' d'insieme che può essere più facile.
Forse ci sposti un po' la finestra, vedi che... Sono tagliato. Ah no, forse è questo, scusami. Ok. Ok. Vabbè, aspettiamo un attimo che le carica. Quante immagini sono di questo progetto? Qui ce ne avevamo chieste 40. Ok. Quindi quello che abbiamo cercato di fare è di arrivare al numero chiesto. Ok. Cercando di raccontare la storia, cioè dall'inizio. Ok, quindi quello che ci stai facendo vedere è il reportage, quindi organico, il racconto di un concerto fatto a quattro mani? Cinque mani? Sei mani. Ok. Avete per curiosità nel pubblico comunque dedicata al... Ok, che comunque voglio dire non è una cosa stranissima, secondo me si fa anche di provare a raccontare un evento con punti di vista diversi, poi entriamo in una serie di altre problematiche, ovvero di unità di stile, di trattamento a cui bisogna fare attenzione, ma qui a primo impatto non mi salta all'occhio nulla di troppo, no? Quindi le... Sì, io... Tanto loro le vedono qui e noi magari ce le vediamo da qui, è più facile, no? Grazie. Ma 40 era il limite che avevate voi o...? Non no. Ricordo che c'era con chi c'era con il senato. Ok. Ok. Allora, 40 foto per... te l'hanno chiesto, quindi è giusto. Cioè, se è un commissionato tu fai quello che ti chiedono, partiamo da questo presupposto. Ora, nell'ottica di editare un lavoro, magari per te, per farlo vedere ad altre persone, 40 immagini di un concerto sono tantissime. Quindi io quello che farei per un lavoro tuo personale è ragionare nell'ottica di far diventare questa cosa qui un lavoro di 15-20 immagini che spaccano, secondo me. Poi noi non sappiamo chi ha fatto le foto, quindi può anche essere problematico, no? Però... Comunque questo è il nostro spazio per mostrare il materiale, no? Forse anche fare questa differenziazione è buona, vabbè che come diceva prima tu devi ti hanno chiesto 40 immagini perciò devi rispettare questo numero qua, sì. Però nel momento di mostrarle forse sarebbe interessante che inizi a ridurre un po', sì. Perché se no ci sono scatti così a un primo sguardo che si assomigliano molto e succede quello che abbiamo detto un po' prima negli altri due, no? Perdono forza, c'è quello scatto che è interessante inizia a perdere forza. Sì. Okay. Forse fare due editing... Ah, giusto. Microfono ti serve. Vai, Ceci. Qua che ti passo questo? Sì, no. Dai, ci passiamo questo. Sì. No, è il... Tienilo in mano, Ceci. Io quello che le dicevo è che a volte quando io capisco che quando uno va a fotografare ci chiedono una quantità di immagini, perciò uno la deve consegnare e basta, però magari in questo sito qua, che per questo chiedevo se questo era proprio il loro sito, sarebbe interessante fare un ulteriore editing, così certe cose che sei un po' costretto a consegnare non vuol dire che dopo tu eri pienamente d'accordo, che questo è un po' secondo me una cosa che succede anche quando uno lavora. Uno quando si mostra in un sito deve mostrare il meglio di sé, perciò anche scegliere o mostrare anche un altro scatto può anche essere una cosa interessante, perché così a primo, cioè in un primo sguardo c'erano delle situazioni che si ripetevano e succede un po' quello che abbiamo visto prima, no? Quando tu mi ripeti troppo una situazione io perdo un interesse e anche magari lasci in parte una foto che è veramente forte. Perciò ci terrei anche a capire che a volte ok che uno consegna una quantità di lavoro, però puoi fare, no, un po' una pulizia per mostrare nei tuoi canali. Vai, continua. Magari sarebbe bello vedere un po' tutti. Sì, non solo quello, anche forse, cioè l'ordine era giusto, no? L'ha editato...
Vedi per esempio queste due immagini qua che sono, secondo me sono molto simili, oltre ad andare allo sguardo, perciò non so veramente quale sia più riuscito adesso, però quelle due cose lì, quelle due immagini lì a fianco perdono anche perché mi stai raccontando quasi la stessa situazione, no? Non è che un altro si è staccato un po' dal microfono e fa un'azione che è interessante. Sì, sì, no, lo so, dico che non so come fare. Ah, sì, eh? Ci soffiamo. Sì, non lo so. Cioè, non sono pratica. Non so come... C'è qualche esperto. Scusami, tu sei... Ciao. L'esperto proiettore. Ok. Ok, eccolo. Vai. Sì, se non c'è. Sì. Ah, fantastico. Ok. Difficilissimo. Sì, difficile. Allora, secondo me, prima di ragionare sulla cosa ripetitiva o no, possiamo dirgli come abbiamo fatto vedi, finora. Per dire, faccio una cosa di quello che dicevo prima. Forse anche questa cosa qua è interessante, no? Perché lo mostri, non so se questo è lo scatto più felice, però comunque questa cosa qua, sequenzialità, è interessante perché almeno mostri una situazione da due punti di vista, perciò già mi stai raccontando un'altra cosa e crea anche un'attenzione a chi sta guardando. Però invece quando di nuovo torni allo stesso scatto, io inizio a annoiarmi, no? Perciò secondo me sente sempre interessante mostrare delle situazioni diverse per mantenere un'attenzione. Dico, perché tu continui a guardare un progetto fotografico? Perché comunque nel percorso delle fotografie ognuna ti racconta una cosa diversa, che nell'insieme raccontano una situazione, no? Perciò occhio quando uno ripete, perché è un po' come parlare. Se io dico la stessa cosa tu ti rompi un po' i coglioni subito, questo è un po' così. Sicuramente, cioè, tra quelle due sono tutte e due giuste come scatto. Io, a mio gusto, secondo me funziona più questa, per quanto questo è interessante, il fumo eccetera, però lui ha un po' comunque il viso un po' di lettura, forse troppo, scusate, coperto dal, troppo dal difficile, no? Mentre invece queste, le luci così sono molto belle, ti danno proprio una visione aerea, come si dice, ariosa, è proprio, arrivano a lui e mi distraggono un po' da questa pianola gigante che forse... È difficile inserirla in uno scatto, no? Perché è un elemento ingombrante, no? Quindi, mentre qui è un po' più importante, qui secondo me forse è meno fastidiosa, no? No, anche perché comunque indirizza lo sguardo di chi indirizza lo sta facendo, no? Cioè, questo mi fa guardare proprio lì, perciò l'attenzione dell'immagine si centra anche qua. Forse anche la stessa cosa succede qua, vabbè che va un po' in basso, però io so che sto guardando in questo lato della fotografia. Le direzioni delle luci sono importanti, no? Perché mi aiutano anche a capire dove devo guardare, cioè, quell'immagine lì. Tipo questo è uno scatto che funziona tantissimo, è uno scatto, quello dove c'è la manina, no? Qui al lato. Non so, lo vorrei aprire, però sì, ho paura che poi diventa troppo complicato. Però c'è una bellissima attitudine, cioè abbiamo lo strumento intero, il taglio va bene, lui ha un'espressione bella. Il fumo ti contestualizza, crea un ambiente senza diventare fastidioso, no? Quindi direi che, cioè, questo, io così, a guardare così ad occhio questa prima schermata, questo è lo scatto che mi risalta, no? E che penso, devi scegliere una foto di queste per mettertela poi, che ne so, nel tuo portfolio, eccetera, eccetera. Questa funziona molto, per esempio. Mentre questa, per tutti i discorsi che facevamo anche prima con gli altri portfolio, sarebbe lo scatto che cade, no? Perché il microfono lo impalla molto, la mano destra è tagliata, la paletta è la cosa che mi disturba meno forse, no? Però
l'immagine è troppo mutilata, sì, in un certo senso. Una, no? L'azione che è proprio lì a metà che non capisci, no? Anche perché a livello un po' di composizione non è proprio molto molto interessante. Mentre invece una cosa simile funziona, tu mi stai facendo vedere i musicisti della Bad in due dimensioni, cioè abbiamo due piani di lettura, che è interessante nei live, è una cosa che finora non ho visto tanto e che inviterei a fare di più, se hai due musicisti, tre, cioè cercare di avere due piani, tre piani, avere una prospettiva più forte. Forse questo scatto qua anche è molto interessante, perché io un po' mi annoio quando ci sono sempre gli stessi scatti che ritagliano troppo il musicista, no? Invece quando inizi anche a dialogare con questo tipo di immagine è interessante, perché comunque lo contestualizzo e mi stai raccontando qualcosa in più, anche perché comunque non è un solista, cioè c'è anche una band dietro, e questo si deve anche capire quando uno fotografa i gruppi, se no inizia ad avere dei ritratti troppo isolati dei persone che sembrano... troppo isolati. Quello che dicevamo prima, qui abbiamo, si vede la manina? Siamo qua? Sì. E poi subito dopo questa. Questa secondo me è immensamente più forte di questa. Sì. Ok? È lo stesso momento visto da due punti di vista diversi, e secondo me funziona molto di più questa, per mancanza d'aria. Forse anche una sopra era molto... Sopra? Questa. Secondo me anche questa è interessante, perché comunque molto, è mostrare cioè il musicista in un modo diverso, no? E anche questo contro la luce, che però in un insieme di fotografie io già so che è lui, no? Perciò non ho bisogno di ripetere sempre la stessa modalità di scatto, no? La stessa inquadratura. Anzi, variare così aiuta anche a rafforzare altre situazioni che sono già buone, no? E devi essere un po' ovvio in certi scatti, ma anche è buono non farlo, no? Equilibrare questa scelta qua secondo me è molto importante. Sì. Per esempio, anche questa, no? Che qui forse si ripete un po' il gioco, però se le prendiamo singolarmente, non in una sequenza, questo scatto secondo me anche è forte, e vorrei, secondo me è forte il fatto, non l'abbiamo visto finora fatto tanto, l'utilizzo delle luci come elementi grafici o di composizione nel live, che magari qui non è mai riuscito al top, però l'idea c'è ed è un'idea molto interessante, perché mi sarebbe piaciuto vedere magari un'inezia in più questa, però spesso si cerca di tagliare le luci come se fossero un problema, mentre invece dovrebbero diventare un elemento di, secondo me, di composizione forte, che arricchisce, no? la foto. Sì, un po' anche l'immagine che abbiamo mostrato quando abbiamo parlato era questo, no? Come ci sono anche diversi elementi all'interno di un live che sono importanti da tenere in conto per raccontare una cosa. Parliamo un attimo di gli scatti dal pubblico, che secondo me in alcuni casi possono essere interessanti per avere un punto di vista diverso e per contestualizzare, no? Sì. Qui ne abbiamo tre. Secondo me questo è il meno forte. Giusto. perché comunque abbiamo due... Già dobbiamo considerare che la lettura è un po' più difficile, no? Perché abbiamo una quinta che è il pubblico nero, no? Abbiamo due elementi di cui uno io lo vedo male, quindi mi diventa troppo complicata secondo me la lettura dell'immagine, mentre invece queste cose qui più sono grafiche più funzionano questo tipo di scatti, quindi secondo me questo qui va bene, è interessante, no? Sì, anche perché forse nell'altro, cioè più che va bene funziona, non... Abbiamo rotto il proiettore. Forse ha bisogno di un po' di stand by, può essere. Perché sai che faccio? Lo stacco un attimo? Mi porto il portatile qua e le vediamo. Non lo so, scomodo, sì. Lo so, però finiamo.
No, ho chiesto al relatore, mi ha detto che avevano ancora da fare sopra. Ma non lo so, abbiamo gli ultimi 10 minuti, forse ci spostiamo e lo vediamo qua, chiediamo, diventa un po' difficile per loro, però... Sì, magari ci avviciniamo un secondo. Se volete, non so come possiamo fare, forse sì, così verso guardando loro. Verso l'esterno. No, abbiamo quasi fatto. A noi serve metterne tante perché lo stesso cliente poi ci commissiona il file originale, ci richiede, perché noi consegniamo il formato web. Però dandone tante in più, alcune in più, gli diamo la possibilità su una nostra prima selezione di farne una sua ulteriore. Che è giustissimo, infatti noi abbiamo premesso dicendo che andavamo a fare una selezione di qualità o delle annotazioni, poi quello che viene fatto per scopi commerciali è sacrosanto, no? Cioè pure io quando consegno un lavoro do le mie 10 preferite e poi mando il PDF con 50 foto, è giustissimo. Beh, vuol dire che... L'ottobre scorso abbiamo organizzato una festa di presentazione. È un po' grande, come si ridimensiona questa cosa? Aspetta. Ok, eccoci. No, abbiamo fatto. Proviamo un attimo a concentrarci gli ultimi 5. Beh. Funziona di nuovo. Boh, stai con... Sì, allora scusa. Sì, dai. Io sto impazzendo. Allora, ci siete un attimo ragazzi, gli ultimi 5 minuti così sì, poi questo, così finiamo dopo... perché sennò con la confusione. Quindi stavamo dicendo che di questi scatti dal pubblico, dal mio punto di vista, non si muove più, ok. Questo era forse... quella più riuscita. Sì. Sì. Perché è il più pulito, quando facciamo... Sì, è più pulito per la direzione, anche boh, vabbè, tutte le luci sono direzionate a quel punto lì che è il musicista, perciò è chiarissima nella comunicazione. Dopo c'è questo nero attorno che mi fa ulteriormente concentrare sul soggetto. E dopo anche perché l'azione è chiara, mentre quella che c'è a fianco io non capisco benissimo, no? C'è uno dei musicisti che guarda in una parte contraria a quella che indica la direzione della luce. Sì. Quello che c'è dietro mi sta guardando, perciò anche questa poca chiarezza in cosa devo guardare o cosa sta succedendo davanti inizia a essere difficile, no? Mentre l'altra certo. È chiaro, cioè è chiaro da tutti i punti di vista, per questo è forte come immagine. Perché già è un tipo di scatto un po' difficile di lettura, se ci aggiungiamo elementi che non funzionano diventa troppo complicato. Sì. Volevo vedere questa, che è una cosa che finora non abbiamo visto tanto, un punto di vista frontale, un po' largo, cioè la cosa... che noterei in queste immagini e che è forte e che non abbiamo visto finora è un uso delle luci e delle luci in quanto elemento fisico proprio, giusto, no? Sì. Dargli lo spazio perché vedete come possono arricchire un'immagine. Noi siamo sempre stati finora molto stretti sul soggetto, mentre invece una cosa di questo tipo o una cosa, queste rosse per esempio, no? Al di là ora del pubblico o non pubblico, no? Diventano un elemento grafico importante nella foto, sì. Sì, sì. Sì, quello frontale è molto interessante. È molto forte, sì. Perché è proprio un esempio forte per dire occhio, che a volte tu fai un passo indietro anche con quello che stai riprendendo, inizi a darmi più informazione e quell'informazione lì la rafforzi, no? Sì. Anche, beh, sì, anche. È un modo di dire. Sì, sì. Ok. Anche sul pubblico ci sono quelle due foto, se vai un po' più sotto. Su? No, lì. Questa qua c'è un'altra da poter vedere insieme. Ok. Pubblico. Secondo me funziona di più una situazione in cui hai un'interazione tra più elementi del pubblico, dei fans, come questa qui
in basso, piuttosto che concentrarsi su un soggetto solo, a meno che il soggetto non sia veramente forte, particolare, o in un'espressione di sé tipo urla, mi strappo i capelli, eccetera. Lui alla fine è, boh, cioè, nel senso, no? un po' sciapo, un po', sì, se no? Deve essere il pubblico, anche deve essere comunque con un'attitudine forte, no? Se no sì, sì, inizia proprio a cadere, certo. Sì, beh, dopo non è che sempre troviamo il pubblico tipo Lady Gaga, magari fosse così, però non è sempre così, perciò anche, cioè, ci sono anche altre cose che possono essere interessanti da cercare, l'attitudine però, è una cosa che sì, è forte da cercare. Nel... In questa foto la scelta era legata soprattutto a un'espressione che sembrava quasi da estasi. Sì, però poi lui è talmente... Sì, sì, no, certo. Infatti la ricerca di quegli atteggiamenti là è interessante, è giusta, l'abbiamo vista anche prima. Viene rafforzata quando il soggetto è un po' più figo, ma non figo perché sì, deve sì, essere sì, bello, sì, però... io volevo far vedere, secondo me è interessante vedere veloce il mio portfolio live, così c'hanno un'idea di... Non è per mettere le mani avanti, è un portfolio di 2 anni fa perché non sto più scattando live, no? Però per capire a 2 anni fa com'era fatto, se c'è, perché forse non c'è. No, aspetta. C'è scritto live da qualche... Ah sì, scusa, scusate, tieni l'ansia. Vado un po' veloce, se no. Ah, ma quella è... Vabbè, John Lydon. Cat Power. Sì, sì, però dico oltre i... No, perché... Cioè, anche interessante, dico, anche qua, no, l'equilibrio con tutto lo spazio che c'è attorno rafforza la sua espressione. Questo è quello che abbiamo cercato di dire fino adesso, no? Non è che perché io faccio un'inquadratura più ristretta sto rafforzando il messaggio, al contrario, a volte queste situazioni qua che danno uno spazio attorno sono più forti, anche perché mi permettono di capire che comunque entro un contesto, no? Cioè, non è comunque isolata. Sono foto dal 2006 al 2011, quindi è un lavoro finale su un live, no? Quindi fa vedere anche, secondo me, un po' l'equilibrio del... anche di musica, quindi vedevo i soggetti della... No, no, aspetta. Sì, sì, certo. Spiegavola. Cioè, questo è 2006, io avevo appena iniziato a fotografare concerti, no? Quindi la sua faccia è un po' bruciata, la macchina fotografica faceva schifo, satura, quello che vuoi. Però l'idea, no? Come? No, volevo dire che quello che vi dicevo prima degli spazi e di provare a usare le luci, ma è anche poi una scelta, poi perché uno nei concerti scatta migliaia di foto e poi magari le cose di un certo tipo le scarta perché pensa che invece è una all'interno di un portfolio dove si vedano anche altre cose. Quello che volevo far capire è che c'è un equilibrio di scatti classici e cose magari più, no? più articolate. Sono, volevo dire, sì, forse pure questa è un po' da fissata, volevo dire che le foto sono in bianco e nero, quello che vedete è un po' giallo, sì, è il proiettore, la foto è bianco e nero normale, no? Perché sennò prima abbiamo detto della post-produzione e poi sembra che uno dice una cosa e poi ne fa un'altra, no? Invece... Quello che dicevamo prima, la scelta di... Questo è un portfolio web, quindi è un'altra cosa, però la scelta di avvicinare gesti simili con direzioni diverse, no? Oppure le luci, la forza che prende la luce. Un punto di vista diverso. Questa è un po' storta, potete dirmelo. Era il 2006, fatemelo passare. Gesti di nuovo, no? Aria al gesto, quindi dare lo spazio al gesto. Sembrava una visione celestiale, perché dall'alto. Ah, questo non lo volevo vedere. Ma
atteggiamento, no? Non sta cantando, non sta, però mi racconta qualcosa di questa attitudine un po'. Sono British, sono figo. Cioè. Sono figo. Però vedi, sono alternati musicisti famosissimi a, cioè, a cose. Il gesto, di nuovo. Il piano stretto in maniera più o meno pulita, le luci. Inserire scatti dove si vede il palco anche, no? Quindi l'interazione tra i musicisti che finora non abbiamo visto tanto, no? Allontanarsi un po' e far vedere la totalità degli elementi della band che interagiscono insieme. Sì, voi in quello, cioè tutto immagini, devi comunque veramente trovare l'angolo giusto, il momento in cui magari si certo. Interagiscono tra di loro, perché molto spesso sono disposti su una linea e prendere tutti diventa quasi inutile come immagine, invece quando cominciano a muovere. Anche una cosa che vi volevo far notare nel costruire il portfolio, il crescere un po' della tensione, no? Cioè, a un certo punto succedono cose, no? Urla, cioè, cresce, una ripetitività che ti porta avanti, esplosione, pubblico, da dietro, da lontano, chiuso, capito? Cioè, cercare di dare una cosa pure di quel tipo, no? Quindi un attimo su quella lì, in volo, che è da aspettare per un nanosecondo. Cioè, comunque non è che è uno scatto che tecnicamente è perfetto, ha molta grana, è spo- però c'è... c'è no, sì, no, per dire che vanno guardate queste... Però sono loro, cioè, la domanda che stavo facendo, avete iniziato da subito ad affrontare il live con l'idea di rappresentare il gruppo che state fotografando, è diventato automatico nel vostro percorso? No, scusami, non ho capito la domanda. La mia, perché lei ha un altro percorso. Il live per me era un modo di avvicinarmi. Sì, no, cercare attraverso la foto di raccontare anche l'anima del gruppo, cioè far capire la foto come in realtà poi è il cantante in questione, il gruppo in questione. Quello che vi sembra sul portfolio è proprio la ricerca di questo. Molte foto raccontavano, erano che belle foto, ovviamente raccontavano il gruppo. Quindi mi chiedo, arrivare a questo punto, da subito normale e naturale per voi, oppure è stato un percorso a cui ci siete arrivate dopo un po'? Secondo me la costruzione. La ricerca iniziale era la ricerca della bella foto, o da subito avete cercato di fare una vostra ricerca per cercare di far emergere la Questa domanda secondo me è giusta, perché all'inizio io almeno come mi approcciavo al live era fotografare il concerto. Quindi ovviamente prendere i momenti particolari, però fotografare il concerto, quindi fotografare bene il concerto. Poi in un momento postumo in cui tu fai un'edizione del tuo lavoro, quindi cerchi di mettere su un portfolio, cerchi di scegliere, anche rivedendole magari dopo un po' di tempo, le immagini che sono più rappresentative di quel personaggio lì. La prima foto che abbiamo visto, non so se ve la ricordate, era quella di Adam Green che sta così, un po' tipo appeso. Io avevo un sacco di... è il primo concerto che ho fatto, quello, ci sono affezionata. Lui aveva un sacco di foto in cui lui era più figo, cantava, suonava, però per chi lo conosce, lui è un musicista americano ed è un po' uno scemotto, in senso buono, uno che sul palco fa tutto il giullare, è sempre un po' ubriaco. Quindi poi nella scelta finale del lavoro sugli artisti, piuttosto che mettere una foto in cui lui sembra il cantante degli Strokes, che pure si assomigliano, è meglio mettere una foto in cui esca quella particolarità lì, così come Mark Lanegan, piuttosto che far vedere una foto in cui urla, ho preferito, no, quella smorfia con la bocca, che magari mi racconta un pochettino di più di chi è. Vi ringrazio. Scusami, vai, Ceci. Guarda,
E per me è un po' diverso perché come io ho un altro approccio alla musica, a me annoia un pochettino far fotografie dei live, cioè li faccio, però anche questo annoiarmi per me è dovuto a che tutte le foto un po' sono uguali, perciò per me è un po' naturale chiederti perché una foto è diversa, cioè la tua foto può essere diversa da quella di qualcun altro. E in me è questo, cercare anche una espressione, qualcosa di particolare della band. Se no inizia a vedere un po' troppo belle fotografie che sono perfette inquadrate, però in un punto finisce, in un punto devi iniziare a raccontare qualcos'altro che succede, no? Quando inizi a fare questa cosa non c'è un limite davanti, vai sempre. Certo, diventa interessante, sì. La ricerca diventa interessantissima. Vi ringrazio a tutti, sì, per l'attenzione. Grazie fino all'ultimo. A tutti. Allora, io ringrazio tantissimo Ilaria e Cecilia. 4 ore così intense sono una bella botta, però è stato un bellissimo momento. Mi scuso per i problemi tecnici che però purtroppo non possiamo sempre prevedere. No. Niente, le ringrazio ancora 1000 volte, lo farò fin tanto che non partono domani. E adesso continuiamo con il seminario sul booking con Flavio e Frank, che inizia tra pochi minuti. E poi alle 21 c'è la presentazione del libro Contatti, di cui la mostra qui nella seconda stanza di Gian Maria De Gasperis. E vi prego di rimanere, insomma, mi piacerebbe se anche il momento della presentazione fosse un momento condiviso di discussione, così come è stato questo bellissimo workshop. Un'altra cosa tecnica che io mi dimentico sempre, adesso metterò vicino al tavolo dello streaming un foglio presenze, quindi vi chiedo per cortesia di mettere nome e cognome, sì, quello che c'è scritto, perché è una cosa che ci chiedono per il bando della regione, tutte queste cose qui. Io volevo ringraziare Bene. Te. Grazie. Perché, no, per, no, per quello che abbiamo detto all'inizio dell'incontro, no? Che uno si lamenta anche della mancanza di qualità in certi settori, però se non vengono neanche un po', se non ci sono possibilità di incontro, spazi di educazione in senso lato, non perché bisogna di confronto, è molto difficile, quindi avere un'opportunità di questo tipo è interessante sia per me che per loro, quindi grazie per aver, e il fatto che siano in tanti e ci hanno seguito c'è interesse, quindi grazie per averci visto lungo su questa cosa. Non sarà l'ultimo appuntamento.